fai tu? No, non è finita, stai tranquillo, siamo qui dal primo al terzo anello. Forza vecchio cuore rosso blu, più soffiamo insieme più ci amiamo, tu la stella e noi comunque il coro. Forza vecchio cuore rosso blu, tengo duro anch'io se tieni tu. Se ci fanno male stai tranquillo, siamo tutti qui, vecchio cuore rosso blu. Eccoci, buonasera e benvenuti alla seconda puntata di One Genoa. Hanno fatto di tutto per lasciarmi a casa in quarantena, ma io sono riuscito a superare questa fase e i giovani qua a fianco a me che hanno cercato di rubarmi il posto non avranno la mia postazione. Allora, noi stiamo seguendo già in diretta la partita, come voi, penso da casa, ma tenete il tablet, il telefonino lì vicino e ci potete chiamare, videochiamare su Skype, basta che cercate New Signal, potete farci una videochiamata anche durante la partita, potete commentare con noi quello che sta succedendo, sfogarvi, dire quello che vi pare, oppure semplicemente chiamate il numero che tra poco dovrebbe comparire nei prossimi minuti in audio e ci chiamate e commentiamo insieme la partita. Allora, vi presento subito, con me alla mia destra Viola Cordone. Buonasera, buonasera a tutti, fammi un attimo leggere anche vocalmente il numero. Leggilo, dove bravissima, mandare WhatsApp, bravissima, bravissima. È il 379-149-2991. Chiamate, chiamate, chiamate perché la trasmissione è fatta per voi, per sentire la vostra opinione, anche i vostri sfoghi, anche la vostra partita vissuta in tempo reale. Chiamateci da casa, dal divano, insomma ci divertiamo a commentare insieme quello che sta succedendo. Siamo ancora 0-0. Simone Ferrero. Buonasera a tutti. Ciao Simone. Buonasera. Ti è piaciuto condurre al posto mio? Beh, è sempre una certa emozione sostituire l'illustre Canfora. Quindi. Vuoi rubarmi il posto? La vediamo. Viola sponsorizza che io percepisco che ci sia una coalizione fra di voi per farvi fuori. Giorgio Pezzi. Ciao, buonasera Giorgio a tutti. Pezzi. E sempre Forza Genoa, ovviamente. Stasera riusciamo a metterci un po' di Freddie Mercury nel Genoa o il Genoa nel Freddie Mercury? Ci riusciamo in qualche modo? Guarda, io spero che arrivando al battesimo con le gambe tutte sane, perché non so bene cosa succede stasera qua. Abbiamo già visto un intervento di Radovanovic ai limiti della legalità. Sereno, della legalità. Buonasera, gli ha detto. Dario Marenco. Buonasera. Ciao Dario, mi raccomando, diciamo nel prepartita ci sono già sfuggite nei primi minuti alcune parole che non dovranno sfuggirci nella diretta. Perché no, ho lasciato andare quelle che dovevano andare. Noi, soprattutto noi che siamo persone colte, che leggiamo da Pennac a Tolkien, da Dostoevskij. Dostoevskij. Noi possiamo esprimerci in maniera e potremo commentare qualsiasi evento, anche negativo, in maniera. Sì. Allora, Viola, hai qualche sondaggio per stasera? Hai preparato qualche cosa? Perché abbiamo fatto uno in settimana? Esatto, uno in settimana dove abbiamo chiesto. Chi vorrebbe di nuovo al Genoa, o Veloso o Gunter o Lazovic, o se no l'allenatore Juric, diciamo. Non abbiamo messo Favilli. Favilli, però comunque il sondaggio è stato abbastanza negativo, nel senso che la maggior parte delle persone hanno proprio esplicitamente detto che non rivorrebbero nessuno indietro. C'è stato anche un Gasperini che col Verona non c'entra niente. Invece chi ha espresso uno dei nomi che abbiamo proposto, hanno dato per la maggiore Lazovic, come secondo Juric, come terzo Veloso, e Gunter ha ricevuto proprio zero voti. Quindi Gunter zero voti. Gunter proprio zero Lazovic voti. Lazovic era il mio voti. Pupillo quando giocava al Genoa, a me è sempre piaciuto tantissimo. Poi è stato altalenante, no Simone? È stato altalenante. Io la penso come te, nel senso che se avessi dovuto votare, ho votato e tu mi hai anche insultato, però ho votato Lazovic perché appunto a livello di altalenanza purtroppo l'ha fatto vedere al Genoa, ne soffriva, però per quanto riguarda anche la parte assist, la parte più tecnica, comunque ha dato un gran supporto alla manovra offensiva. Quindi Giorgio, un giocatore strano Lazovic, perché gli abbiamo visto fare, non dimentichiamoci che tanto un tiro
del Verona. Non dimentichiamoci che viene dalla Stella Rossa ed era considerato un giocatore di altissimo profilo. Al Genoa ha alternato cose ottime a cose... Ho sempre ricevuto insulti dietro l'Azovic perché mi accoda quello al vostro anche, pensiero. Anche io, li abbiamo ricevuti tutti. Sì, è uno di quei giocatori che francamente a me è spiaciuto che fosse andato via. Questo mi è sempre dispiaciuto. Del resto alcuni giocatori sono andati via senza praticamente averli mai visti uno in campo stasera. Del resto è un classico, li dai via, dopo 30 minuti fanno gol da un'altra parte. Ma però attenzione, stasera abbiamo una partita, vediamo se tutti questi giocatori, Dario, saranno da rimpiangere, se qualcuno sarà da rimpiangere o sì. meno. Tu Lazovic o qualcun altro del Verona? Io Lazovic proprio in assoluto no, nel senso per me è proprio l'anticalcio. La cosa bella di me, di Dario, che ci conosciamo da 77 anni, ma andiamo d'accordo su quasi tutto. Cioè, ma sul calcio il presupposto che un esterno debba fare due cose nella vita: saltare l'uomo e crossare. Lui saltare l'uomo, non l'ho mai visto saltare l'uomo, mai. Ovvio, ragazzi, poi non lo vede chiaramente quello suo. Ecco, quello che è sempre mancato a Lazovic è un po' di personalità, nel senso che aveva delle qualità atletiche, ma la paura di saltare l'uomo l'ha frenato spesso. Secondo me, quelle poche volte che gli hanno chiesto di fare mezza fascia, magari poteva anche provare a saltare l'uomo. Sì, sì, sì. Gli è sempre stato chiesto di fare 110 metri, 850 volte. Anche a me si chiede di fare mezza fascia, sì, magari non salta anche l'uomo. Francamente, fai quello nella vita. Quindi... Verona lo scorso anno però ha dimostrato di avere delle qualità e l'ha fatto vedere anche in qualità di assist, quanto penso che sia stato il miglior uomo assist della squadra. Però ha sempre giocato 30 metri più avanti. Esattamente. Dico per quello che io dico per quello che ho visto qua, poi per il resto quando, quelli che vanno a giocare fuori francamente mi interessano poco. Sì, sì, certo. Perché si poi parla di un ex, quindi sì, no, per carità, io devo dirti la mia, fra tutti alla fine mi prenderei Gunther, che a me non dispiaceva per non era, non ha fatto non ha, fra, non fra, fra, fra tutti qua sono giusto. No, per carità, ovviamente sì, sì. Cioè, poi... è veloce, Viola? Lo rimpiangi? Non lo rimpiango, ma non l'ho nemmeno mai criticato, mi è sempre stato abbastanza calcisticamente indifferente. Secondo te Simone ha reso poco a Genova per via, diciamo, delle critiche che ha ricevuto dalla tifoseria? Penso che sia un po' il problema di tutti i giocatori che vengono a giocare a Genova, perché fondamentalmente poi a Genova subisci una pressione psicologica non da poco e Veloso è stato sicuramente al centro delle critiche, un po' il rapporto con la figlia di Preziosi, ovviamente rapporto di vita, un po' anche essendo stato un punto fermo della squadra per quello che è stato nel corso del vestire la maglia rosso-blu, fondamentalmente ha patito molto le critiche e la pressione psicologica, ecco. Se posso dire, vai Viola, scusate, all'undicesimo è stato ammonito Badel, quindi insomma abbastanza presto, ecco, non è proprio positiva come cosa. Beh, meno male che non ha monitorato Vanoci dopo un secondo. Sì, lì ci sarebbe stato effettivamente. Giallo forse. Un po' particolare. E invece parliamo un attimo dei nostri, Dario. Abbiamo una squadra, diciamo, un pochettino con delle defezioni dovute alle motivazioni che sappiamo. C'è qualcuno di questi che abbiamo in campo stasera che ti incuriosisce vedere tra i nuovi? Sì, nel senso, il centrocampo quasi tutto poi alla fine, perché poi... È nuovo, praticamente è nuovo. E che è poi alla fine la diciamo che è la zona del campo che mi interessa di più. Ho paura di dire il nome, Simone, dimmelo tu. Sumarudo. Sumarudo. No, sono molto vedi perché curioso. Vedi perché ti paghiamo 4.000 euro a puntata. Sumarudo. Perché sai l'ho studiato tutta la settimana, lo volevo prendere anche al fantacalcio. L'hai studiato bene. Ed è tornato Radovanovic. Giorgio, cosa ne pensi di Radovanovic? Cioè, dopo lo sai, allora, l'anno scorso io ho preso brutte parole anche da persone che mi vogliono bene, perché a me non dispiaceva come giocatore. Allora, io parto dal presupposto, no? Anche su Schöne ne hanno dette di cotte e di crude. Parleremo anche di Schöne. Potrei accodarmi. Però effettivamente quando tu alzi la testa, in teoria dovresti avere qualcuno che si propone, qualcuno dargli il pallone. Un giocatore come Radovanovic, che voglio dire, non è un fulmine nel momento in cui alza la testa, effettivamente qualche problema. Però lo sai cosa mi ha... aspetta che Dario ha fatto un gesto di disapprovazione. No, perché stiamo picchiando, ho paura che non la finiamo in 11, sta partita qua. Perché anche adesso Masiala ha fatto un altro fallo da munizione e ce le stanno abbonando, nel senso. Perché uno l'ha fatto Radovanovic subito. Radovanovic ha fatto un fallo folle, veramente. Ma sì, una follia. Una follia in quella. Soprattutto in quella 3 minuti di gara. Dopo 3 minuti in quella zona del campo, soprattutto. Cioè, ha fatto una follia. Comunque siamo al 17esimo, come ti sembra Simone? Ma è per quello che possiamo vedere, perché poi siamo qui ad argomentare un po' quella situazione attuale del Genoa, è una partita
a mio avviso ancora un po' sul chi va là, insomma, il 50-50. Verona ha fatto giusto 2-3 incursioni, ma pericolosamente non è arrivato attenzione, in porta. Attenzione, che andiamo in avanti, ma niente da fare. Lì una punta vera. Una punta. Se non è proprio vera. Sì, perché dai, c'è una palla così, no, poi pazienza. Percepisco nel tuo tono la voglia di dire qualcosa di più. No, perché, ma mi hai guardato. Se non domini una palla così, non so. Hai pensato, se dico quello che penso, il povero Luca perde la trasmissione alla seconda e non è carino. Però francamente ti ripeto, se riesci a dominare una palla di quel tipo, francamente non so quante palle potrei dominare la vita. Attenzione. No, dicevo Radovanovic, lo sapete perché mi è sempre piaciuto? Forse perché io ho il mio senso estetico. Lo trovo elegante, l'ho sempre trovato elegante come calciatore. Sì, non è molto efficace, non è molto veloce e ha un gran tiro, attenzione, perché io gli ho visto fare un paio di tiri l'anno scorso veramente notevoli. Tu dici non è sufficiente. Non è sufficiente. Io non sto criticando Radovanovic, perché se dovessi mettermi a criticare Radovanovic, praticamente nella squadra dell'anno scorso bisognerebbe criticarne almeno un po'. Però c'è da dire che, voglio dire, è un giocatore elegante. Però comunque puoi essere bravo quanto vuoi, ma nel momento in cui alzi la testa e non è nessuno che si propone, sì, nessuno che ti viene incontro, giustamente il problema anche quest'anno, io sono contento, abbiamo comprato 87 giocatori. Vabbè, come al solito, è il solito discorso. Però francamente la cosa che serve di più, boh, speriamo in questo ragazzo qui dal nome proponibile, però manca veramente, siamo sempre lì, manca sempre uno che dice quasi quasi la butto dentro. Comunque stiamo parlando di Scamacca, che comunque Scamacca a me piace tanto, però qualcuno potrebbe dirmi fa la riserva di Pinamonti in nazionale, magari ti vengono i brividi. Comunque stiamo giocando contro una squadra che è considerata comunque una sorpresa dall'anno scorso e vediamo come ce la caviamo. L'anno scorso. Quest'anno non mi sembra lo stesso Verona. Volevo parlare di lui, a me nel senso Rovella titolare, ovviamente ci sono le costrizioni anche visto il problema del Covid, ma Rovella titolare è, secondo me è una bella cosa, un bel messaggio, anche perché comunque Rovella è un giocatore che può esprimere davvero tanto. Si propone bene, ha del carattere, non parlatevi sopra ragazzi perché sennò andiamo in confusione. Ha già fatto 2-3 cose senza palla interessante, ha già fatto sbagliare 2-3 volte andando a fare un pressing intelligente. Sono d'accordo con Dario, cioè un giocatore interessante che comunque nonostante sia giovane ovviamente ha tanta voglia di farsi vedere, tanta voglia di giocare, di mettersi in mostra, e poi comunque è un giocatore che può diventare fondamentale. Già l'anno scorso l'abbiamo visto Rovella fare delle buone cose, e comunque diciamo che nel male questa situazione se permette ad alcuni giocatori giovani di giocare, che è una cosa che io vorrei da sempre, perché onestamente sì, come la Juve d'altronde hanno avuto anche altri giocatori, un ragazzo a 19-20 anni in altre nazioni viene fatto giocare, ha già esordito, è fatto partite importanti, la prima squadra tranquillamente, assolutamente. Ma il sistema del calcio italiano che è da modificare. Infatti per quello che a me il calcio italiano poi ultimamente negli ultimi anni piace poco, perché poi è un calcio secondo me malato. No, ma se andiamo a vedere il discorso tuo, nelle categorie dilettanti ci sono gli obblighi di giocatori di una fascia di età inferiore, quindi ad esempio la prima categoria ha l'obbligo del 2001, in Serie A non c'è questa regola, però secondo me dovrebbe esserci la regola che c'è per quanto riguarda la convocazione in panchina, in tribuna di tot giocatore della primavera, però dovrebbe esserci anche una sorta di nuova disposizione per quanto riguarda anche la titolarità di questo giocatore, che potrebbe essere anche un modo per far crescere una nuova nazionale che sia anche più competitiva di quello che dovrebbe essere. Del resto anche quando tu hai vinto il Viareggio avevi una primavera con dei giocatori di un certo livello, in prima squadra non li hai praticamente mai visti, a parte Perin. Non c'era quasi più nessuno in prima squadra della primavera. Mi azzardo a dire che la differenza rispetto tra una primavera e una prima squadra, secondo me, nella mia esperienza, rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa, è minore il gap. C'è un giocatore oggi che è bravo nella primavera, non dico che possa, però c'è una distanza minore. Una volta il gap secondo me era più ampio. Io non vedo questa qualità nelle squadre di Serie A di medio livello. Quindi non vedo perché un ragazzo che ha fatto bene in una primavera, vuol dire che hai già 18-19 anni, non possa essere provato in una partita non fondamentale, non rischiosa a inizio campionato. Secondo me vanno visti questi ragazzi. Simone, cosa sta succedendo in campo? Stiamo giocando sul filo del centrocampo. Non abbiamo fatto ancora un tiro in porta, o sbaglio? No, non abbiamo ancora fatto un tiro in porta. Loro hanno fatto due. No!
due tiri in pace. Scusate, mi è scappato. Due tiri da fuori, abbiamo rischiato di brutto con Perin che è uscito un po' male. Sì. E siamo comunque riusciti a uscire dalla di rigore. Insomma, stavo dicendo una partita giocata. Scusate, ma ho visto Perin fare una cosa. Io l'ho visto fare una partita giocata su centrocampo principalmente, però abbiamo visto comunque due azioni pericolose. Però voglio dire una cosa a discolpa di Perin: ho visto che la palla non scivola bene, la palla fa dei rimbalzini, vuol dire che il terreno non è perfetto, non è un tavolo da biliardo. Quando riesco a guardarla, se te me ne anticipi, poi non ci capisco più niente. Qui. Cerca di mantenere la calma, se vedi qualcosa, quantomeno che ci arrivo io da questa parte a vederla, perché sennò. Non so se da casa stanno capendo, abbiamo due monitor che differiscono per 3-4 secondi. Io vedo 3-4 secondi prima e tolgo la sorpresa a qualcuno, sì, mi dispiace. Io non so, ma non è azione normale. Ma io volevo chiedere, passare per dei geni. Vai Simone. Un'opinione al pubblico a casa, nella costruzione della ragazzi, formazione. Ragazzi, lì c'è il numero WhatsApp, chiamateci. Esattamente, nella costruzione della rosa della formazione titolare che è scesa in campo, se avrebbero, avendo a disposizione altri giocatori, cambiato qualcosa nella formazione titolare. Stiamo attenzione. Rovella, messo giù, calcio di punizione a favore all'inizio della rete. Preso una punizione d'esperienza. Appunto, stavo dicendo. Che è un bambino. Grande. L'ha presa bene questa punizione perché ha aspettato. Il giocatore. No, ha messo il corpo poi davanti. Ha messo il corpo davanti per farsi fare il fallo. Guarda, bellissimo. Bravissimo. Da esperienza. Da un giocatore d'esperienza. Chi la un ragazzo giovane. Io penso che la batte. Non la so portare alla maglia. Secondo me non è neanche fallo. No, è d'esperienza. Infatti, è stato molto furbo e intelligente. Radovanovic dà una gioia ogni tanto. Allora, se fa gol Radovanovic, io prendo la mia chitarra rosso-blu appesa lì e niente, poi la rimetto a posto perché l'ho pagata troppo. La limite dell'area di rigore. Rovella? Pander sul pallone e Rovella e anche Radovanovic. Sono questa è una posizione meravigliosa, scusate, ci fermiamo un attimo, la seguiamo. Che non c'è. Qual è il limite che arriva prima? Quello là, ok, questo guardiamo. Ma vuol dire che tira Rovella. Quasi il limite dell'area di rigore sul settore di sinistra. No, secondo me tira Rovella. Secondo me tira Pander. Rovella. Bravo. Rovella peccato, sopra la traversa di poco. Peccato. Interessante, un tiro interessante. Si dice che è uno che ha personalità. Finivo il discorso appunto di chiedere al pubblico a casa cosa cambierebbe nonostante la costrizione della rosa della formazione titolare se avrebbe messo qualcuno in campo diversamente da come l'ha messo Mara. Luca, non so come dirtelo. Sì, dimmelo. So come dirtelo. Ha fatto uno stop. Non c'entra niente. Proprio zero. Vabbè ragazzi, ma io sto dando un assist ai nostri ragazzi e voi mi bruciate così. Proprio... Io li giustifico perché comunque hanno la nostra maglia, vanno sempre giustificati. Però ha rimediato con una bella scivolata. Quindi perdoniamo Perin. Anche perché se non perdoniamo Perin, Viola ci fa una testa con Perin. Quindi dobbiamo perdonarlo per forza perché è il suo pupillo. Ma possiamo fare un po' di polemica che la maglia del Genoa è la seconda più bella maglia del mondo? Questa è una cosa importante. Io la trovo una cosa molto offensiva. Infatti, anche perché è la prima, non capisco perché è la seconda. Cioè è la prima maglia più bella del mondo. Io direi che è l'unica maglia possibile, non ne vedo altre. La prima qua. Hanno messo la prima sarà la nostra seconda maglia. Si vede che è piaciuta di più la nostra seconda maglia che è stata letta prima. Se non sbaglio, avevano messo la squadra estera. Sì, no, era estera. In Italia forse era la Roma come prima e seconda. In Italia sì, sembrerebbe. Poi anche lì bisogna vedere che sia un dato. Allora, se poi siamo secondi del mondo, non si capisce come facciamo a allora, prima in Italia. Appunto. Quindi c'è qualcosa che non vi dico sinceramente, io non ho guardato quali sono. Ma se la prima è quella della Roma, mi viene da ridere. Perché un sondaggio? Sì, quella della Roma che maglia. Ma no, ma sarà. Ma sarà un sondaggio fatto a votazione di tifosi a Roma. La votazione mondiale, cioè mondiale, europea, adesso non so quant'era. Comunque. È un qualcosa di. Guarda, a me la Roma è una squadra che è sempre stata simpatica. Quando la guardavo nelle coppe, sì, no, la squadra. A me piace. Comunque il tifo romano è molto simile a quello Genoa. Però onestamente la maglia della Roma non mi sembra bella. Che colore è? Forse lo era una volta quando era giallo-rossa. Adesso sì. Tu hai capito qualcosa? Ma non so che colore sia. Non si capisce. Sembra granata. Sì, è granata. Francamente. Quindi a Juan Genoa abbiamo deciso all'unanimità che la maglia più bella del mondo è quella del Genoa, fine. Il concorso è finito. Lo decide la maglia di per sé, più bella. Lo decide la maglia, mi sei piaciuto, benissimo. Viola, hai qualcosa da segnalarci?
No, come non sono state date altre munizioni, però se volete... No, dovevi darla. Scusa, Viola, ho visto una cosa che è l'anti... Chi è sta? Non avevo gli occhiali, Dario, chi è stato? Non lo so, non l'ho visto. Perché sembrava la Dovana, dice, ma sono sicuro. Allora, non mi sembrava la Dovana, però vero. Lì la palla doveva essere data sull'esterno 100 volte su 100... C'è il corridoio che sta venendo giù. C'è il corridoio. Era scritto proprio. C'è il corridoio che te ne capitano uno. Sai che grande, grande Pandev. Bella su Schumacher. No, guarda la palla, ragazzi, ve lo dico, rimbalza proprio male, eh. Rimbalza proprio. Dario, calmati, contenti. Sempre Rovella, comunque, è sempre Rovella. Rovella ha tanta personalità, un ragazzo veramente con tanta personalità. È sempre lì. Sì, 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 si fa trovare pronto, si propone tanto, no, guarda, propone anche, quindi assolutamente. Che può essere, può diventare un giocatore completo. Sì, il problema è che non dovrebbe esserci lui. Sono d'accordo. È quello problema, perché è stato distratto dall'intervento del Veronese davanti a lui, che gli ha fatto pensare che non gli sarebbe arrivata la palla, quindi all'ultimo momento ha sbagliato. Peccato, peccato. Questo caldo non ce l'ha mai. Posso dire che per il momento stiamo facendo una discreta partita, quindi è una partita combattuta. Secondo me sì. Stiamo tenendo bene, nonostante le difficoltà che abbiamo avuto in questo periodo. Siamo emozionati sicuramente, sì. Sì. E Juric, secondo voi, ci... La dava di nuovo, chi è? Vuole, Dario, credo che voglia sapere dove abita. Sì, no, no, credo che lo... vuole sapere chi è, perché c'è la seconda volta. Che... Dice alla terza, lo vuole andare a prendere. Direttamente. Prima che c'era l'uomo che arrivava l'ha data indietro. Adesso che non c'era, l'uomo l'ha data in avanti. Adesso gliel'ha data quando non doveva dare. Forse deve ancora, deve ancora calibrare, sì. No, no. Vabbè, Bader. No, sì. Sì, sì. Sì, sì. Finché sorridiamo vuol dire che siamo ancora 0-0. E Juric? Dario? Cosa ne pensi di Juric? Alla luce di quello che ha fatto a Verona, abbiamo... Qual è stato un problema a Genova, secondo te? Secondo me il problema a Genova potrebbe essere, non lo so, a Genova secondo me ha fatto un disastro proprio, secondo me, dal mio punto di vista. Genova ha fatto un disastro, ma a questo punto solo per colpa sua, probabilmente non lo so, no. Ma no, a Genova non credo mai che sia sempre colpa di uno nello specifico, credo che a Genova sia veramente una piazza particolare, difficile, perché a questo punto qua se troppa gente va fuori poi gioca bene. Quindi anche gli allenatori. Qua evidentemente o si sentono in dovere, non lo so. Il fatto che sia il Genoa, il fatto che sia la prima squadra d'Italia, il fatto che noi siamo molto pretenziosi, quindi di conseguenza... Dici? I genoani? No, ma non è vero. I genoani. Io ho sempre detto, quando ero ragazzo ho sempre pensato, se un giorno divento ricco mi compro il Genoa. No, sì, adesso ma sei ricco, pazzo. Ma neanche morto, ma proprio, assolutamente, no, io non vorrei mai avere a che fare con i nostri tifosi, perché non, perché tanto qualsiasi cosa tu fai non gli va bene, tu ci fai caso? No, ma io non vorrei avere qualsiasi a che fare con me stesso proprio, no, neanche, cioè, no, proprio perché, non... infatti ho detto con noi tifosi, sì, perché in ogni caso... Saresti in contrasto con te stesso. Sì, assolutamente, assolutamente, per cui ti dico, credo che sia proprio una piazza che alla fine sia difficile rendere, questa. Prima parlavate di Veloso, e credo che già per esempio anche Veloso sia un tipo che gli costruisce la squadra, cioè Veloso non è un fulmine di guerra, è uno che è un piede buono, è uno che gli fa lancio, cosa, però gli costruisce la squadra intorno, se lo metti lì in una squadra qualsiasi non ti rende, ma quasi nessuno, hai visto Schön stesso, io quando continuo a guardare qua. Scusate, prima che se ne vada avanti, domanda per voi e per il pubblico, quindi voi imputate la tifoseria o pensate che ci sia altro oltre la tifoseria? No, vabbè, se ne andare perché rigore, la tifoseria da sola, strane, ci sono perché da io credo appunto che tifoserie difficili ce ne siano altre. La tifoseria è l'ultimo dico. Una dei componenti, sì, una delle componenti sicuramente. No, ma secondo me, aspetta, ho capito cosa vuole dire Viola, ma allora, noi come tifoseria non parliamo di nucleo, parliamo della tifoseria in senso ampio, cioè il genoano di per sé è complicato. Il però attenzione che c'è bella palla, ragazzi. Peccato, peccato. Sempre Barella che va sul pallone, è sempre Barella che si propone. Io credo che il Genoa, penso che le pretese del genoano generalizzato, come hai detto te, siano un po' comuni a tutti. Tifosi. No, su questo non sono d'accordo, nel senso che già ho fatto lo stesso che tu parti dal presupposto che il Genoa sia tuo, è già sbagliato di partenza. Quello sicuramente. Il Genoa non è tuo, e lo sento dire troppe volte, è un refrain che esce fuori in continuazione. Però per fortuna non è proprio un pensiero di tutti. No, no, però, per voglio dire, però per la parte più calda, che è quella che poi alla fine detta legge, fra virgolette, sì, il Genoa siamo noi. Sei tu come tifo, sì. Però poi c'è la società, c'è qualcuno che tira fuori i soldi e...
Quindi io parlo sempre dal presupposto che i conti di tasca non li faccio mai a nessuno. Questo è il principio mio di vita in assoluto. Per cui quando c'è qualcuno che tira fuori i soldi, alla fine te ne devi stare. Poi puoi contestare, la contestazione fa parte del gioco, fa parte del gioco del calcio, quindi ci sta tutto quanto, ci sta. Però c'è sempre qualcuno, se no li tiri fuori tu i soldi. E no, ma certo, ma su quello la penso come te, questo. Assolutamente. Poi ma ti ripeto, Io parlo anche di... Attenzione che andiamo in porta. Attenzione! 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 Paratona. Chi è questo? Paratona. Ma paratona perché ha tirato di destro, purtroppo. Sì. Però... Non è il suo piede. Però grande pallone. Bravo, bella azione. Biglione, sì, una bellissima triangolazione. Poi comunque Pandev c'è sempre e per me avrà sempre una buona parola. Da me avrà sempre. Si l'ha tirata un po' sul portiere. Vabbè, così vicino col portiere così alto. Non è il suo piede, non è il suo piede. Ma Pandev non si può dire nulla. Pandev è... No, comunque l'azione è da premiare, una triangolazione, una bella palla di Biglione. Una bellissima azione. In ogni caso l'azione più No, però Juric ha fatto veramente tanto male, ma tanto... E veramente non me lo spiego, perché... Stavo chiedendo il discorso. Secondo me anche lui lo stesso, lui ha maggior ragione. Mamma mia. Lui... Attenzione, esatto, contropiede del Verona, contropiede del Verona. Contropiede del Verona, grande Perin. Grande parata di Perin. Errore di Masiello. Stavo chiedendo proprio quello, come dico, volevo arrivare lì, nel senso che lui, essendo allievo di Gasperini, quindi tutto quello che c'è dietro a Gasperini... Senza senso. Sì, e a maggior ragione voleva fare bene. Quando vuoi fare troppo bene, rischi di fare male. Allora, abbiamo iniziato con la Juventus, abbiamo vinto in casa 3-0 con la Juventus, con Juric, eravamo tutti entusiasti del gioco di Juric. Poi qualche cosa si è inceppato, Però io la settimana scorsa io non ero qua, ma c'erano Simone e Viola e c'era Claudio Albertini. Claudio Albertini ha lavorato nel Genoa per 10 anni e ha collaborato con Chiappino, quando è arrivato Juric, siccome siamo amici da tanti anni, e l'ha visto un po' lavorare, perché comunque non ha lavorato con lui, ha lavorato temporaneamente con lui un paio di volte, ma in generale lo vedeva, e mi ricordo che mi diceva: guarda, per me Juric è un Gasperini migliore. Ed era entusiasta di Juric, degli allenamenti che vedeva e del modo che aveva, e quindi mi aveva messo un certo entusiasmo. Poi abbiamo iniziato con Genoa-Juventus 3-0, mi sono stropicciato gli occhi e ho detto: ma abbiamo trovato veramente l'erede di Gasperini. Poi qualcosa si è fermato. Sicuramente, sì, ti dico, se lo dice lui probabilmente è così, cioè io sono l'ultimo dei scimi che può parlare, sono tifoso, quindi voglio dire, capito, per carità. Io parlo per quello che vedo, nel senso. Poi, ma poi alla fine non è, effettivamente la situazione era degenerata, secondo me, sì. E dico la mia, questa è la mia opinione. Mi assumo la responsabilità, io secondo me è stato lasciato completamente solo anche dalla società a combattere contro tutto e contro tutti. Quando i risultati non ci sono, non c'è nessuno che ti scherma dalle critiche e sei da solo, vai in confusione. Secondo me Juric è andato in confusione. Fatto bene ad andare a Verona e iniziare una nuova esperienza e far vedere che secondo me ad aggiungersi per ultima tutto l'elenco delle possibilità è anche il fatto che era anche La prima esperienza in Serie A, adesso invece ne ha già accumulate più di una. Assolutamente. Quello sicuramente fa un pochino. Sul fatto delle esperienze, però secondo me era grosso. Sì, in crotone Serie B, poi chiaramente verrò smentito domani, perché è ovvio che verrò smentito domani. L'errore più grosso secondo me l'ha fatto la Juventus mettendo un grandissimo giocatore senza nessuna. Guarda, la penso come te, perché Pirlo è il giocatore italiano che forse dopo Baggio adoro di più. Quando ha dei numeri lo vedi anche nelle ma è un altro mestiere l'allenatore. Sì, lo vedi nelle categorie minori. Io ho una grandissima considerazione dell'allenatore dello Spezia. Attenzione. Perché comunque sia anche ieri ti ha fatto vedere che la squadra ha un gioco sempre. Cioè sono... Ha dimostrato di aver dato un'impronta allo Spezia. Esatto, ha un'impronta, non c'è niente da fare. C'è purtroppo una cosa che funziona spesso, cioè i grandi giocatori non si sono mai rivelati grandi allenatori. Vedi Mourinho, spesso, uno dei più grandi è stato anche il più grande per me in assoluto. Chi è? Cruyff. Cioè, per me è il più grande giocatore che ci sia mai stato ed è stato un allenatore. Forse uno dei più. Sì, assolutamente. Non ne ricordo altri. No, vabbè, non nel senso. Non ne ricordo altri. Lui dice, il Fortunata l'ha dimostrato tanta roba. Sì, ma anche Gasperini si è confermato, Juric invece e non anche, si era confermato. E anche Nicola ti ha dimostrato che allenatore è. Poi le scelte che fanno. Sì, quello è comprensivo. Ripeto, dimentichiamo una cosa, in tutto quello che ci abbiamo messo, quindi tutte le ipotesi che ci sono,
che in ogni caso in questo momento non è una società che ti aiuta tanto. No, no, è una società, presente, fa tanto, ma fa tanto. Ma io l'ho sempre detto, nel rispetto dei ruoli e di tutto, io quello che vedo mancare è la capacità di schermare anche un allenatore dalle critiche, metterci una persona che vada lì a prendersi. Ma io direi che adesso ci sarà. Ma io difatti, adesso mi sembra che sia cambiato qualche cosa. Infatti, come società non parlo mai di soldi. Io non parlo mai di soldi. No, parlo di comportamento, di come funziona la società, di organizzazione, di comunicazione, di proteggere i giocatori. Cioè, questa è la società. Vai, Giorgio, che vedo che volevi dire qualcosa. No, io mi ricordo l'anno che è subentrato poi Prandelli, l'allenatore era in discussione già 2-3 domeniche prima. Stranamente l'allenatore che poi lo ha sostituito era lo stadio, l'hai visto in trasferta, l'hai visto in casa, quindi cioè, francamente non capisco, perché è una cosa umorale. Vogliamo parlare anche dell'allenatore che ha cominciato l'anno scorso la stagione, è talmente uno stupido che a fare il tattico nella Juventus, quindi voglio dire, probabilmente tanto stupido non lo era, però se tu lo delegittimi, credo che ci siano veramente dinamiche cose che non possiamo sapere perché non ne abbiamo conoscenza, quindi ci arrendiamo di fronte a... Cioè, alzi le mani, non capisci perché non... Sì, non... ci sono delle cose che non ho capito, ma sono talmente tante le cose che non ho capito che... Assurdo, non capisco ancora di più da dove sei... Fondamentalmente non vuoi tirare fuori i soldi perché si vede, e poi ti tieni 15 allenatori di propaga. 89.000 giocatori. Però ieri in conferenza stampa, attenzione, ieri in conferenza stampa si lamentava anche Juric, praticamente ha detto in conferenza stampa: siamo gli unici che abbiamo venduto praticamente quasi tutti quelli che avevo l'anno scorso, e quindi non si può pretendere che io possa avere le stesse prestazioni. Quindi anche Juric ha messo un po' le mani avanti. Io temo, la Fiorentina ha venduto Chiesa alla Juventus inizio campionato. Sono d'accordo con te. Però... Non è un problema solo nostro, è un pochettino più amplificato. Ti faccio una domanda. L'anno scorso, con la rosa che aveva il Verona a settembre, sì. Tu pensavi che fosse quel Verona lì? No. Ecco, ha tirato fuori. Invece pensavo che il Genoa sarebbe stato migliore. Tutti quanti lo pensavamo. Quindi qual è il problema? Il problema è che lì lui magari è riuscito a lavorare bene, ha tirato fuori Amrabat, Kumbulla, tutta questa gente qua, che quando Amrabat mi sembrava Cicco Coce, nel senso, ma chi è? Nessuno sapeva che fosse. Perché quando tu sembra stupidaggio, ma quando tu dietro una società che funziona, funziona anche gli uomini. Lo stavo come dicendo. Tu, ma è una scala generale. Sì, ma non solo, esatto, ma non solo nel calcio, in tutte le aziende, funziona così. Se tu hai le persone nei ruoli giusti, presenti, che in ogni caso tu hai un problema, ci sono e tutto quanto, funziona. Se tu sei lasciato al caso, poi alla fine te ne frega, capito? È il motivo per cui dico che a Juric do le sue colpe, però siccome tanti allenatori hanno avuto lo stesso problema, temo. Vai Simone. Sul discorso Juric penso che, come dite giustamente voi, ci siano delle causali che noi non sapremo mai, perché comunque nelle società di Serie A, vedi Genoa, vedi qualsiasi società, ci sono dei momenti buoni, momenti meno buoni, c'è la forma fisica, non c'è la forma fisica, c'è la psicologica, non la psicologica, la pressione del pubblico, la piazza, piuttosto che la cosa che è successa, la cosa che non è successa, la partita è andata bene, è andata male. Il problema più che altro è stato, più che dare una colpa sulla la prestazione di Juric a Genoa, mi soffermerei più su Thiago Motta, perché Thiago Motta anche è stato Thiago Motta un allenatore messo lì per convenienza, secondo la mia opinione ovviamente. Tanto c'è un angolo per il Verona, aspetta un attimo Simone, poi continui. Attenzione. Andata bene. Vai Simone. Poiché è un allenatore... Favilli, perché Favilli vuoi farci gol? Favilli, ecco. Non hai fatto un... Favilli non avrei dato via. Però sono state molto brutte le dichiarazioni che ha fatto. Cioè, io non le sentite? Dire, non le sentite neanche io. No, nel momento in cui tu dici non vedevo l'ora di andare via da Genova, ma chi t'ha mai visto a Genova? Quanti di quelli che sono andati via non l'hanno fatto? Praticamente brutta cosa. Aspetta, che Viola voleva dire prima che sono delle cose che non sappiamo. Pionte che non aveva detto una cosa simile. Sì. Ragazzi, un attimo, Viola. No, io volevo solo far finire a Simone il discorso. Ah, ok. Vai Simone. Dicendo che Thiago Motta è una discussione, cioè è una... Ha deluso molto anche Thiago Motta. Assolutamente, anzi forse è stata una scelta più discutibile, perché cioè, penso sia stata convenevole per quanto riguarda la scelta fatta da preziose società, però è un allenatore come Pirlo alla Juventus, è un allenatore impreparato per tanto c'è un altro calcio d'angolo per il Verona. Okay. Stanno battendo un po' troppi calci d'angolo, sarà l'ottavo. Attenzione, non mi piace. Però se poi ci ritroviamo anche Thiago Motta fra 2-3 anni al top come allenatore, allora cosa penseremo? Ha fatto l'esperienza giusta per poterlo fare. L'hai detto, rimane registrato. Sì, ma guarda, ma senza problemi, anche perché sai cosa c'ha?
secondo me è incapace, è totalmente incapace di adeguarsi alla squadra che ha. E secondo me non diventerai mai un bravo allenatore se tu in ogni caso hai una convinzione e porti avanti quella sistematicamente senza guardare gli uomini che hai, senza guardare... No, scusami. Poi ci vuole esperienza. Chiamo Motta, lo bocci a prescindere. Ci vuole esperienza, cioè, ci vuole esperienza, ci vuole gavetta, cioè... Ci vuole umiltà, per me è anche, soprattutto. È imprescindibile, da tutto l'umiltà. Perché poi, cioè... Sì, per Panni. Ha fatto una entrata brutta. Ma è una roba... Non so perché, ma è questo che non capisco. Ma questa è stata una scelta fuori tempo. Entrato da dietro. Però ha tenuto i tacchetti alti, quello quella cioè... rischi veramente, per quanto vogliamo bene a Panda, perché sono un'entrata che la munizione è giustissima. Ma no, quello che non capisco. Difatti io... Beh, dove andava poteva andare avanti e crossare, non era vicinissimo all'area, però certi interventi li fai certi interventi li fai se diventa veramente pericoloso. L'agonismo ti porta a fare delle cose in campo strane. Attenzione. Vai Perin, ok. Adesso vogliamo fare un breve riepilogo. Sì, siamo a 2 ammonizioni per il Genoa, ovvero Badele Pandev, 0 per il Verona, 6 calci d'angoli per il Verona contro 1 del Genoa. Perché si è fermato? Sono dati che fanno riflettere. Abbiamo fatto un paio di tiri, vabbè. Le occasioni più grosse però alla fine le ha avute il Genoa. Le abbiamo avute noi, con la punizione di Rovella, il tiro al volo sbagliato e quello di Pandev di destra. Che secondo me fino adesso è l'occasione più chiara da tutta la partita. Stiamo vedendo, Simone, sì, assolutamente. Tanti gol in Serie A, non so se hai visto anche le partite di ieri, e io la mia sensazione è questa, ditemi cosa ne pensate anche Viola, gli stadi vuoti hanno eliminato un po' l'effetto partita in casa, partita fuori. Sì. Esatto. Errori che non si vedono mai. È stata l'analisi che ha fatto anche il commentatore Sky, penso che sia chiara, insomma, la difesa in sé, anche l'attaccante, si galvanizza di fronte a un pubblico e il giocatore in sé si galvanizza in fronte a un pubblico. E gli stadi vuoti comportano tante goleade. Poi c'è anche da sottolineare le forme fisiche o no, perché le preparazioni più corte, poi finito il campionato è iniziato subito un altro, quindi c'è chi è più in forma, meno in forma. Sono varianti, però gli stadi, come dice anche Dario, secondo me hanno assolutamente influito. Viola, ti manca lo stadio? Mi manca sicuramente, anche perché adesso andiamo verso l'anno che non ci andiamo più. Siamo andati il giorno del mio compleanno l'ultima volta, però il 23 febbraio Genoa-Lazio. E perso. Non sappiamo anche considerare quale stadio, perché non è che tutti gli stadi ti danno la mano, certi stadi non li senti neanche. No, se vai a Udine con i seggiolini colorati, ci sono 3 persone, cioè, se cominci ad andare all'Olimpico, devi cominciare ad andare a San Paolo, una cosa l'altra, a casa nostra, è diverso, capito? Quindi c'è a voglia se ti danno una mano, te l'ha sempre dato. Però sì, sicuramente hanno influito e quando vai a giocare in trasferta sicuramente è tra virgolette più una fortuna quando è giusto vai in certi stadi. Come la Lazio, 2 gol non l'aveva presi con... Vabbè, no, la Lazio ha giocato qua. Però sta giocando... ma sì, l'effetto andare a giocare all'Olimpico, a San Siro, a Torino, con il pubblico è una cosa. Andarci senza ti puoi giocare. Cioè, da un certo punto di vista, per le squadre come noi, è un vantaggio quando giochiamo fuori casa. Ma è uno svantaggio. Quando giochiamo in casa. Attenzione, perché c'è stata un'azione pericolosa. Bravissimo. Bravissimo. Ha chiuso bene. La cosa che mi chiedo è: ora magari se riuscirò a farvi vedere, mi sembra un po' strano, è stato molto, molto passivo. Sempre per Lazovic. Lì. Sì, molto passivo per lì, ma sì, penso. Il cross era di Lazovic, di esterno, il classico cross di Lazovic. Ok, sì. Ok. Mancano 20 secondi alla fine della partita, del primo tempo. Poi se volete chiamarci sicuramente riceveremo qualche chiamata per commentare questo primo tempo. Comunque, in generale, insomma, a Verona la tradizione, l'abbiamo discussa la settimana scorsa, non è positiva. Abbiamo spesso perso, spesso pareggiato, vinto poche volte. L'ultima è con Ballardini, anzi, tanto colgo l'occasione per dirvi che lunedì prossimo abbiamo al telefono Davide Ballardini. È finito il primo tempo. Allora... Che c'è? È caduto. Ti è caduto il microfono, Giorgio. Allora, mi siedo un attimo. Avrei un messaggio. Leggiamolo. Allora, Giovanni dice: buonasera a tutti. Ciao Giovanni. Vorrei fare una domanda ai 2 giovani in trasmissione, Simona e Simone. Ah, cioè gli anziani niente. A Simone, detto Simone. A Simona. Ciao Simona. E la sottoscritta, okay. Però io farei rispondere solo a Simone. A Simone. Qual è la domanda? Allora,
anziché rivoluzionare sempre la rosa con giovani giocatori di belle speranze ma i meriti sconosciuti, non era meglio attingere al mercato degli svincolati di lusso, anche con un contratto annuale, per risollevare la classifica finale e puntare l'anno dopo con un'ambizione maggiore? Siete fantastici e forza Genoa! Penso che Giovanni abbia ragione, nel senso che comunque la possibilità di attingere degli svincolati c'è tuttora, nel senso che comunque gli svincolati sono liberi. C'è un parco di svincolati interessante, perché comunque si lascia pensare Mandzukic, Balotelli, cioè ce ne sono, ma a livelli anche che non si può nemmeno pensare un ingaggio per il Genoa di un giocatore come Mandzukic o quant'altro. Cioè, no, però comunque ci sono degli svincolati interessanti, nonostante anche l'età un po' avanzata, che possono dire ancora la loro in un campionato di Serie A in una squadra come il Genoa. Quindi a mio avviso forse un innesto di esperienza anche tra gli svincolati nel mezzo dei giovani poteva essere una scelta buona. Abbiamo Gallotti al telefono. Giampiero Gallotti, ciao Giampiero. Ciao carissimo Luca, ciao a tutti i tuoi ospiti. Un attimo che se mi aggiustano il ritorno in studio, perché ti sento poco e male. Ok. Non ti sento proprio. Adesso ti sento, mi hai perforato il timpano sinistro, vi ringrazio. Allora, Giampiero Gallotti di Genoa News 1893. Allora, come hai visto questo primo tempo? Dai, è un buon Genoa, con tutto quello che ci è successo nei giorni precedenti, è un buon Genoa. In particolare mi hanno colpito due giocatori, uno mi ha colpito, l'altro sapevo già che era forte, sono un suo estimatore. Roveglia su tutti, mi piace da matti, testa alta, muso buono, non ha paura di niente. Gran bel giocatore Rovella. E poi Ciborra non l'avevo mai visto giocare, però a parte l'errore che poteva costare molto caro, però per il resto una buona partita, direi. Mi sembra molto grintoso, tignoso, quello che ci vuole per il giorno. Sei d'accordo con noi, perché di Rovella ne abbiamo parlato praticamente per 20 minuti, perché anche quel fallo che si è preso fuori dall'area se l'è preso con astuzia, con esperienza. Esatto, è proprio un gran bel giocatore. Io credo che ci metterà poco a conquistarsi il posto fisso in squadra. Sì, penso anch'io. E poi vabbè, Pandev come al solito c'è sempre, insomma. Pandev non si discute, la sua esperienza è sempre fondamentale per questo Genoa. Tra l'altro oggi gioca insieme a Shomurodov, che poverino è appena arrivato, non si conoscono, parla un'altra lingua, è un po' complicato, certo. Anche se lo vedo molto voglioso comunque Shomurodov. Insomma, si dà molto da fare. Quindi ho una domanda per te da Simone Ferrero. No, volevo far ciao già innanzitutto. Ciao carissimo. Ciao, ho salutato tutti prima, spero che mi abbiate sentito, perché siamo un po' di ritorni strani. su Morudov, però non mi hai risposto tu, quindi volevo sapere una tua impressione, visto che tu magari la partita la stai seguendo in maniera un po' più completa. Ma mi hai risposto, quindi ti faccio un'altra domanda. Secondo te era meglio forse far giocare Scamacca piuttosto che Shomurodov, oppure la scelta giusta è quella di far giocare Shomurodov? Ma io credo che la scelta giusta sia questa di far giocare Shomurodov, se non altro per una questione molto pratica. Io di Scamacca ho molta fiducia, è un ottimo giocatore, l'ho visto giocare diverse volte in Serie B, è davvero un gran bel giocatore. Il problema è che è un prestito secco, e quindi si valorizza un giocatore che è del Sassuolo. Quindi nel senso, e questo sarà un problema di tutti, è il problema che ha il Milan anche con quel ragazzo d'Orade che arriva dal Real Madrid. Sì, giusto, però il punto è questo: prima di far giocare lui, provi a vedere com'è Shomurodov, che è tuo.
quello è il problema. Poi Scamacca ci servirà sicuramente, soprattutto in un campionato anomalo come questo. Ci servirà sicuramente perché, ripeto, è un ottimo giocatore, però prima di tutto credo sia giusto valorizzare il giocatore tuo. Poi se non si rivelerà in grado di essere d'aiuto a questo Genoa, allora è chiaro che c'è Scamacca che prenderà il suo posto, però prima di tutto credo sia doveroso valorizzare il giocatore tuo. Sono d'accordissimo con te, infatti l'anno scorso non abbiamo mai visto Faviglia, ha giocato sempre, come si chiama, il ragazzo dell'Inter, Faviglia era il tuo, esatto, Pinamonti. Cioè questo, ci sono, guarda, ne parlavamo prima, no? Che ci sono delle dinamiche veramente strane, nel senso non si riesce a capire come mai ci siano certe scelte. Beh, sai, tieni anche conto che Favilli ne veniva da due infortuni, sì. Ha avuto un sacco di problemi Favilli, era secondo me, però questo dico secondo me, era anche sovrappeso, quindi non era tanto presentabile per buona parte del campionato Favilli. E poi nell'ultima parte ha recuperato dagli infortuni, si è rimesso in forma eccetera, però ormai diciamo che era un po' tardi, era. Ora nel Verona sono sicuro, perché comunque Favilli le qualità le ha, sicuramente le metterà in mostra, anche se probabilmente io, se mi facessero scegliere, magari sbaglierò, ma dovessi scegliere fra lui e Scamacca preferirei Scamacca. Ma tutta la vita. Grazie, grazie Gip, ci vediamo presto in studio. Un abbraccio, Genoa News, certo, 1893. Grazie. Ciao, grazie, un saluto a tutti. Ciao Gip, ciao. Ciao a tutti, ciao. Stanno commentando. No, che primo tempo ha visto? Perché io sto seguendo la telefonata con Jeep, non, allora, cosa hanno messo? La punizione di Lovella non c'è. Non l'hanno fatta vedere. Il tiro di Pandev non c'è? No, c'era. C'era? Sì. Allora me lo sono perso io. E il tiro di Rovella c'era? Non lo so. Quindi c'era solo il tiro di Pandev, praticamente. Il tiro di Pandev sì, l'ho visto. Ok. Allora il tiro di panna me lo sono perso. Io chiederei al pubblico chi secondo loro è stato l'uomo partita del primo tempo, per vedere se siamo più o meno quasi tutti d'accordo, per quanto riguarda il Genoa ovviamente. Se siamo d'accordo su Rovella, se hanno preferito, ma chi altri si è distinto nel primo tempo? Non ho visto nessuno, no. Forse due o tre, però Pandev c'è sempre, un po' l'occasione. Sì, Sibora ha fatto quell'errore ma ha rimediato poi con quel taglio nell'ultima azione, quindi gli diamo un 6 e mezzo. Poi è anche composto, c'è, cioè, proprio una bella postura, una bella corsa. Assolutamente. Nel secondo tempo cosa potremmo fare per vincere? Sì, con chi? È sempre lui, con chi? Con chi abbiamo in panchina? No, con questa squadra qua. Con questa squadra qua, assolutamente. Sì, ti ripeto, qua fa lo suo tra un po' che dell'altro. Sì, è stato poi alla fine. Guarda, ha anche l'intelligenza di guardare. D'esperienza, veramente. No, ma con questa secondo me si può fare, perché poi alla fine ti ripeto. Aspetta che abbiamo un collegamento, che ho una presenza qui dietro di me. Non ridere, perché era l'effetto che facevi tu lunedì scorso. Marco! Ciao Marco! Ciao Luca, ciao a tutti i tuoi ospiti. Ciao, tutte Marco. Le che sono lì, io non Marco, vi vedo, ma... Marco Durante, di... genoano, è anche un cantautore, possiamo dirlo, un musicista, che altro uno scrittore. Uno scrittore. Sì, anche un musicista, anche un autore di canzoni, ma più che altro adesso scrivo libri. È un po' che non ci vediamo, perché fra una cosa e l'altra, tra le vicende genoane, le vicende sanitarie, ci sono un po' di persone che non vedo da un po' di tempo. Ci vediamo così per adesso, Marco. Luca, sì, non è un bel momento, però vabbè. Come l'hai visto questo primo tempo del Genoa? Come l'ho visto? Una squadra confusionaria, molto arroccata indietro, forse interessante il centravanti, Eldor giusto? Somuro. Simone? Forse interessante, ha fatto un bel Schumacher. Non ce la farò mai, ragazzi. Vai Marco. Il problema, sai qual è? Che non c'è un giocatore, un attaccante che salti l'uomo e serva questo Shomurov. Perché per conto mio, se avessi, ti dico un nappi dei bei tempi, probabilmente questa squadra sarebbe discreta, almeno in avanti, ma in avanti
c'è solo Sochomurov e purtroppo il vecchio Pandev, che per conto mio è al limite della pensione, e lo sta dimostrando anche stasera, perché con un po' più di tranquillità forse poteva realizzarlo quel gol. Diciamo, fa quello che può a 37 anni, fa credo, 38 anni. A 37 anni non si può pretendere tanto di Pandev. E io personalmente Pandev lo metterei sempre, però non ce la fa più. Trovo molto acerbo Nicolò Rovella, bravo. Purtroppo quando c'è stata la punizione avrei bene visto Schöne se l'avessero tenuto in rosa, ma la questione, non lo so. La questione Schöne non l'abbiamo, adesso ne parliamo. Hai buone sensazioni per la partita o come pensi che potrebbe finire? Ma potrebbe finire in qualsiasi modo, guarda, potrebbe finire in parità, magari facendo un gol a testa, potrebbe vincere il Verona, potrebbe anche vincere il Genoa. Mi devi dire la tua previsione, perché i risultati sono tre, li abbiamo nominati, mi devi dire il tuo risultato, devi sbilanciarti, forza. 1-0 per il Verona. Aiaiaia, l'hai detto. Va bene Marco. Ti abbraccio e ci vediamo presto qua. Speriamo di aver sbagliato, eh? Eh? Dai, speriamo di aver sbagliato il pronostico. Speriamo. Ciao Marco, un abbraccio. Ciao. Sì, dimmi. A proposito di pronostici, abbiamo lanciato oggi pomeriggio un sondaggio. E allora, la maggior parte delle persone hanno votato pareggio. E poi una parità più o meno tra vittoria Genoa e vittoria Verona. Poi abbiamo tre amici che hanno voluto tentare un pronostico secco. Emanuele ha detto 2-0 per il Verona. Lorenzo 1-1, specificando pure che avrebbe segnato Kalinic per il Verona e Sciomorudo per il Genoa. E un tifoso che non ha voluto specificare il suo nome ha detto 3-1 per il Verona. Ottimisti questi genoani, ma non so perché, ma mi fa anche specie, perché ora aspetta che... Però l'hanno fatto oggi pomeriggio, quindi ancora quando non hanno visto. No, abbiamo qualcuno al telefono, scusate? No, scusate. Caduta. Ah, ok, caduta la linea, va bene. C'è. Chi è? Chi c'è? Pronto? Ciao Luca, buonasera a tutti, sono Trevor. Ciao Trevor. Ricordiamo l'ingresso dei ragazzi in campo, no? Con Highway to Hell, riscritta da Trevor, intitolata Genoa. Grande Trevor, come stai Trevor? Tanto la salute com'è? Perché anche tu hai avuto sei stato, no, durante la scorsa primavera, la prima ondata preso. Hai preso la prima ondata, giusto? Sono stato un precursore. Sei genuano, quindi ti prendi tutto per primo, è giusto? Assolutamente, è un'esperienza che mi sarei fortemente evitato, però è andata così, e nel senso è andata nel male, diciamo bene, quindi va bene così. Ci sono state persone più sfortunate, quindi mi ritengo un fortunato assolutamente. Come lo stai vedendo, Trevor, questo Genoa quest'anno? Ma lo sto vedendo tanto, è un campionato davvero molto, molto particolare, inutile negarlo. In tutta onestà, poi non voglio entrare nel merito, ma in tutta onestà è abbastanza assurdo aver ripreso, ma poi sappiamo tutti che ci sono anche degli altri interessi, ci sono comunque famiglie che vivono di calcio, al di là dei Cristiano Ronaldo o Messi, ma ci sono tante persone che ci lavorano, quindi trovo che per quello è stato giusto riprendere. Però è sicuramente un campionato davvero molto strano, perché per esempio noi questa sera siamo entrati in campo con una squadra veramente sia a livello fisico ma anche mentale davvero in maniera deficitaria, perché comunque non dobbiamo dimenticarci che sono ragazzi con un'età media di 25 anni che si trovano calati in una cosa, comunque la malattia, tensioni perché porti a casa magari anche il virus, quindi non credo sia semplice, e penso che anche nel primo tempo si sia visto che facciamo fatica, ma forse neanche tanto fisica quanto proprio mentale. Per esempio anche l'ingenuità di Perin, come ne viene in mente una su tutte, cioè credo che sono proprio deficit di concentrazione, ecco, questi
non è semplice, non è il calcio di una volta che rispetto a ora sembrava che per il campo camminassero, adesso veramente è tanto basato sull'atletica, di non potersi essere, cioè non potersi allenare da tempo nel migliore dei modi, credo che questa cosa influisca molto, ecco. E poi Trevor, diciamolo, il pathos, vivere il calcio in questo modo è veramente complicato, non riusciamo più ad andare allo stadio, non c'è la parte più bella che è la condivisione e il vivere insieme queste partite. Sì. Veramente, non so tu, io sono genoano come te, come tutti noi, lo seguiamo perché non possiamo farne a meno, ma trovare il pathos è veramente complicato. Molto difficile, io non ti nascondo che al di là del Genoa, che come per tutti noi è una bellissima malattia, ma io sono uno che mi piace proprio il calcio anche in generale, ma non sono più riuscito a guardare una partita perché lo trovo terribile, perché poi ci rendiamo conto che la parte più importante del calcio sono i tifosi, mai come in questo momento ce ne siamo resi conto, cioè la bellezza dello stadio appunto abbracciarsi dopo un gol, il commentare prima, dopo, durante la partita, cioè tutte cose che però ripeto non è colpa di nessuno, speriamo di ritornare a fare le nostre cose quanto prima. Sì, sì, le nostre cose, rivedere in campo i ragazzi, sentire la tua canzone e vedere qualche bella partita del Genoa, dai. Ti abbraccio forte e ci vediamo presto qua se ti va di venire, ok? Assolutamente, molto volentieri. Ciao, un carissimo. Ti saluta anche Giorgio Pezzi. Ah, grande, grande, grande Gio e niente, ragazzi. Tocchiamo veramente attributi e ferro. Dai. Viva il Genoa, viva la musica, dai. Sempre, assolutamente. Ciao Trevor, buona serata. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Sì, intanto è ricominciata la partita. Vai Viola, dimmi tutto. No, volevo collegarmi a ciò che ha appena detto alla telefonata. Secondo me comunque sicuramente tanti tanti errori, però c'è anche da dire che hanno avuto, non è per giustificare, ma hanno avuto un trambusto psicologico, sì, notevole. Ma anche allenamenti sfalsati, allenamenti. Perin che oggi è in campo, quanto si sarà allenato? Tre giorni, pochissimo, massimo. Pochissimo. Forse quello che devi fare si intende di meno. Però, i registi che devono impostare un gioco. Sì, però attenzione perché il ruolo del portiere è veramente il ruolo più delicato. No, è il ruolo più delicato, ma per un'impostazione di gioco di squadra, un regista o un centrocampista ha molte più difficoltà ad ambientarsi in un gioco. Bader infatti ha perso due palloni prima, abbiamo commentato. Sì, no, il problema è che il centrocampista può sbagliare anche 5 palloni e mediamente non succede niente. Il portiere, sì, certo, ne sbaglia uno, certo, prendi. Ma non solo, anche comunque sia, non solo il fatto di essersi allenati poco, ma anche proprio tutto giusto il trambusto di tampone, sto male, sto a casa, famiglia, ma amici, ma poi gli altri giocano, io no. Non stiamo facendo la vita normale, neanche sportiva, neanche loro, ed è una cosa che... Io non penso sia semplice. Se voi avete mai fatto un tampone, ma vi posso garantire... Non è una bella esperienza. L'ho fatto mio figlio. Non è una bella esperienza. L'ho portato oggi a fare perché nella sua squadra c'è stata una... E poverino non gli è piaciuto per niente. Non è una bella esperienza. Non è una bella esperienza. Io mi rendo conto che poi sentire certe frasi del signor Gravina se le poteva risparmiare. Poveri ragazzi, fanno un tampone ogni 4 giorni. Ci sono altre problematiche. Comunque effettivamente io che ho fatto due tamponi. Settore, quindi... Io ho fatto due tamponi in 4 giorni perché sono venuto a contatto con dei positivi. Non è una cosa simpatica. No, non è simpatico per niente. Ho capito che non è simpatico perché... Non ho capito perché non deve essere. No, vabbè, è abbastanza non invasivo. È, allora, è molto invasivo. Non capisco perché debba essere, nel senso, è molto... Ci sono altri modi per fare tampone, solo che quello. Non lo so, poi magari dico la stupidaggine. Questo bisognerebbe, magari Giorgio ci può illuminare su questa faccenda. Cioè, non esiste un modo meno fastidioso. Non capisco perché mi devi sperforare il cervello per farmi un tampone, francamente. Non... Io ti dico, per quello che vediamo un po' noi, puoi anche fare i sierologici, che sono sicuramente meno invasivi. Però abbiamo visto che in base a determinati reagenti lo stesso prelievo può essere positivo con un reagente e negativo con l'altro. Quindi non ha la stessa... Questo vale anche per il tampone.
diciamo che il tampone è immediato, cioè ti dice se in quel momento hai il virus. Okay. Mentre il sierologico tu lo fai e risulti negativo, ma in realtà potresti essere già positivo. Questo è il limite del sierologico. Credo che anche i tamponi diano un falso positivo da quello che abbiamo capito. Sì, no, ma guarda, siamo sempre lì e ci sono, come tutte le cose, è determinato dall'uomo, no? L'uomo esegue il tampone, l'uomo... Però diciamo... ti rovescio il discorso. Mi sembra che abbiamo fatto quasi 170.000 tamponi, mi sbaglio? Quando? Recentemente, nell'ultima... No, non lo so. Sì, diciamo, sì, ormai la media è quella lì. Loro ti dicono i positivi, cioè, i negativi sono quasi 160.000. Cioè abbiamo fatto 160.000 tamponi che non hanno portato a nulla. Allora, secondo me il problema è questo. Ci sono 59 milioni e 700.000 persone che non hanno niente, nel senso. Come la vedi questa cosa? La vedo così, che in questo momento, se tu guardi freddamente i numeri, ti dice che la seconda ondata è molto peggiore della prima, per il semplice motivo del numero dei casi. Mentre la prima ondata tu avevi un positivo su tot tamponi, ma quanti erano i positivi realmente? Cioè quanta gente era realmente ammalata ogni giorno? Per una situazione peggiorata mi parli dei positivi o delle conseguenze serie che possono esserci in terapia intensiva? Dei positivi, diciamo che ma ci sono... Ma i positivi sono... se non hanno nessun tipo di problema? È ancora peggio, nel senso che il problema sono proprio gli asintomatici, che sono quelli che creano altri malati. Perché tu vai in giro, magari non sai di avere il virus, non certo un cinquantenne come posso essere io, che sicuramente qualche acciacco me lo crea, ma un ragazzino che va in giro totalmente asintomatico crea malati su malati. Però io non capisco, perché poi ti ripeto, io sono ignorante, quindi non è... Poi torniamo sulla partita, concludiamo il discorso. Io faccio domande perché non capisco e dico, ok, mi sta venendo il discorso. Scusa Dario, mi sono permesso. Ma vai avanti. Aspetta, non è finita l'azione. I tamponi sono interessanti, ma se fanno del genere meglio. Questa è la fiscale. Tanto ne 22 nel giro di un minuto. Vera e ammonito adesso, penso. Il Genoa mi sembra che abbia iniziato con un buon piglio. Sì, ammonito di nuovo. A parte gli ammoniti, sta attaccando. Tamese. Sta attaccando, ma c'è una punizione per noi? Sì, al limite dell'area. Ottimo. Allora, scusami Dario, se mettiamo il tampone in coda e cerchiamo di... No, vabbè, finché non riprendono il gioco, chiedi pure. Vai Dario, concludi il discorso, se no ti blocco quando sta per partire la punizione. E tanto parte. Tanto no, parte. Non devono ancora posizionare. tu intanto chiedi. Basta, dove metti da parte la laurea in virologia, anche tu in infettivologia. No, io sono più l'ultimo degli ignoranti, a me piacciono i numeri, non piacciono. Per cui mi chiedo, laddove ci sono? Allora, l'altro ieri c'erano 11.000 positivi, ieri 9.000, a fronte di 2.500 persone in media che guariscono al giorno. Quindi mi viene da domandarmi, è meno virale, cioè ha una carica virale molto più bassa rispetto a quello che aveva? Ti dico quello che sento dire dai medici, ci sono due componenti. Vi fermo ragazzi, scusate, ma c'è Radovanovic, credo che la batterà, perché è di seconda. E di secondo Radovanovic. Ma non puoi tirare la punizione così, veramente. Io queste sono le cose che già non vedo. Per chi? Cioè, non. Punizione stupida, ma. Sì. Allora, devo dire. Allora, ha tirato malissimo, però non so se avete visto. Nel momento in cui è arrivata la palla Radovanovic aveva l'uomo sotto. Sì, com'era sì, possibile sì, che la barriera fosse no, così? È vero, però ha calciato. Ha calciato male. Cioè, proprio non puoi calciare un pallone così. Poi ti dirò. Questo non è neanche fallo. Però. Ma non è fallo. No, però. No, andando in contropiede, giù il giocatore ha deciso di ammonire, fallo tattico. Però non è da ammonizione, perché ha preso la palla e poi il giocatore è inciampato sulla sua gamba. Se sei un po' intelligente, quando vedi che sei, cioè, che hai l'uomo lì, ti fermi, non calci. Cioè, sei già che in Serie A, cioè, certe malizie dovresti averle, capito? Perché... Sì, questa cosa della distanza delle barriere è molto ballerina. Sì, però perché... un conto è che ce l'ho là, un conto è che ce l'ho qua. Ce l'aveva praticamente a due metri. Ma l'ho visto. Cioè, come fai a tirare così? No, infatti non tiri, ti fermi e dici. Vedi te. E ora il Verona sta attaccando. Però, insomma, per adesso pericoli. Perin l'ha presa? No, è andata in angolo. Quindi un altro angolo per il Verona sarà Simone, l'ottavo, sarà il nono? Penso che siamo al nono, l'ottavo. Anche se non hanno fatto niente, si era fuori la palla. Ha concluso il primo tempo con 6 calci d'angolo. Quindi questo è il settimo. Quindi sì, anche secondo me è il settimo. Ok. Sì, sono troppi, perché i calci d'angolo sono comunque...
fastidiosi, pericolosi. Siamo tutti sì, in area, per noi soprattutto, perché noi sì, di testa non è che siamo ci siamo così, tutti però, noi, quindi lo so, ho capito. Quello che ho notato, l'avevo già notato, che difendiamo in parte a zona e in parte a uomo. L'ho notato anche. Secondo te Dario qua Perin doveva uscire? Sì, assolutamente sì. Perché anche secondo me doveva uscire. Però ho visto un'uscita nel primo tempo di Perin, sì, e lo so, ho capito. Però non è che cioè lì l'area piccola, cioè, sì, e diciamo che era appena fuori l'area piccola, però vabbè. È lì del portiere. Cioè, Favini ne aveva 2-3 intorno, quindi forse si è fidato del fatto che i nostri potevano comunque impedirgli di dare di testa libero, liberamente, ecco. Vai Simone. No, Luca, dicevo, anche se non c'entra adesso, non è inerente alla partita attuale, però parlando di Marco Netto, che lo salutiamo intanto. Che è stato qua la settimana scorsa, allenatore del Genoa femminile. Che è nostro amico. E hanno pareggiato. Hanno pareggiato 2-2. Hanno pareggiato 2-2 con la quindi l'Alessandria. Volevo appunto dire questo, che sì. Si era molto preoccupato di quello che poteva succedere, ma ha avuto un inizio un pochettino, attenzione che il Verona... No, ma tanto lo chiude, sì, bravissimo. Non puoi regalare una pausa a centrocampo, non puoi, non c'è proprio... È impensabile che poi... No, ma direi è per veramente... Padre, secondo me è l'unico giocatore che fino adesso ha sotto troppo... No, tutti è quello che non ha... Cioè, stiamo regalando dei palloni... Stiamo... Un po' in crisi. Sì, stiamo perdendo, parata calcio d'angolo, stiamo perdendo un pochettino, attenzione, o l'allenatore decide di fare qualche cambio. È il momento di fare due cambi. Sì, assolutamente, perché guardati. Perché c'è, secondo me, un calo fisico e centrocampo. Sì, assolutamente. Enorme. Quelli lì sono sintomi che non ci arrivi sulla palla, lui sa meglio di tutto. Sì, infatti, secondo me sono cali fisici più che proprio non ci arrivi fresco sulla palla. Anche Rovella è sparito un po', però ci sta, però sempre lì, però... Però sì, anche lì ballerina sulla. Bene che c'era Masiello. Sì, ma il problema è che li stiamo regalando. Non sono loro che stanno facendo, siamo noi che li stiamo regalando, capito? No, chi è quello lì? Radovanovic? Mamma mia. È Radovanovic che ha fatto questa cosa. Radovanovic sta perdendo lucidità. Anche Badel, o Ghiglione, non lo so. Penso sia stato Ghiglione, però Badel e Radovanovic stanno prendendo molto. Sì. Allora, il Verona ha deciso di entrare e di pressare per cercare di farci gol subito, si vede. Siamo a 10 corner. 10, allora ho visto giusto uno in più. 11. Il problema è che non stanno pressando loro, stiamo sbagliando noi, sono due cose diverse. Stiamo regalando noi. Loro stanno pressando e noi stiamo sbagliando la combinazione delle due cose, sì, credo. Però dobbiamo non prendere gol adesso, perché poi non mi sembra che abbiamo la forza di rimediare. Purtroppo no. Quindi scusate, ma... Questi ora ok, dai. Hanno battuto 11 corner. Qualcuno ha dato un esito per quanto riguarda, secondo loro, il migliore in campo nel primo tempo, Viola? No, per adesso no. Nessuno dice niente da casa? Nessuno si esprime. No, ma si sa che i giornali sono un po'... Adesso sono tutti attaccati al televisore. A come noi a cercare di capire... Vabbè, ma lanceremo un sondaggio. Sì, lo lanceremo dopo la partita, quando poi... Ne lanceremo due, ma che sveleremo a fine partita. Simone? Dimmi. Niente, sicuramente il primo tempo è stato molto più, più entusiasmante per quanto riguarda... Dodicesimo calcio d'angolo. Sta saltando tutto, poi interviene. Scusami Simone, vai. Penso che il primo tempo sia stato un po' più entusiasmante per quanto riguarda un po' l'altalenanza da una parte all'altra dei vari fronti offensivi di Serie Genoa, davvero. Questo secondo tempo si sta sentendo chiaramente il calo fisico dei centrocampisti, che non stanno più reggendo e non hanno più... non riescono più a mettere ordine nelle manovre, infatti stiamo soffrendo molto in fase difensiva. Sì, però c'è qualcuno in panchina. Sì, sono d'accordo. Intanto abbiamo un altro calcio d'angolo per un rilancio sbagliato di Badel, forse. Però non mi piace come abbiamo iniziato il secondo tempo. Col Napoli, stessa cosa. Però completo, totale, assoluto. Io non sono sconvinto che sia solo un calo fisico, non vorrei che fosse anche qualcos'altro. No, penso sia più un calo fisico. Attenzione, bravissimo, è una palla interessante questa. È da solo. Aiutatelo. Questo ti dice tu. Questo invece mi dice che c'è un problema fisico. Chiaramente è un calo fisico. C'è un problema fisico, però vediamo se riusciamo a... No, ma non crossare da lì non ha senso, ce l'hai davanti, prenditi il calcio d'angolo. Non ce la fa perché
io parlo con loro come se mi ascoltassero. No, non puoi portartela fuori, però. Luca, l'abbiamo persa, l'abbiamo persa. Ma non puoi, però abbiamo fatto un po' il punto su Juric, abbiamo fatto un po' il punto su Maran, Luca. Ci piace. Maran, no, prima di parlare di Maran, che prima di dare un giudizio. Una alla volta, ragazzi, una alla volta, aspetta, Simone. Vai. Prima di dare un giudizio su Maran, che penso sia ancora un po' presto, perché comunque fondamentalmente tre partite di cui neanche una si possa contare. E mi è dispiaciuto molto per Andreazzoli. Andreazzoli mi sarei aspettato di più, ma penso un po' tutti si saremmo aspettati un po' di più. Forse meritava un po' di fortuna in più, forse meritava un po' di più, però Andreazzoli mi è dispiaciuto poi come è andato ad evolversi della stagione. A me è dispiaciuto per la legittimarla. Sì. Se non l'avessi delegittimato a Cagliari, forse avresti visto un altro Genoa. Sono d'accordo. Perché hai cominciato a mugugnare perché hai perso una partita con l'Atalanta, che voglio dire, nella casualità più totale. Sì, ma nella casualità più totale. Sono d'accordo. Sì, sì, sì. Una perla di Zapata. Sì, sì, sì. Ma qualcuno di voi che è più. Ma Nicola me lo spiega? Beh, io non ho ancora capito, nel senso, poi sì, ho letto poco, no, però. Io non ho ancora capito Ballardini. Sì, vabbè, Ballardini, ma Nicola, cioè, francamente, cioè, Ballardini si aveva con Ballardini, non gli piaceva, c'aveva cioè, i suoi problemi ma personali. Ma ce l'ha con tutti, ne manda via tre. Sì, ma Nicola, francamente, non. Allora, sappiamo benissimo che, vabbè, poi sono opinioni, i tifosi fanno sempre presto a parlare. Cioè. Il allenatore ben voluto dai tifosi. Felipe Andes ha preso un fallo. Per la società, come in contrasto tuttora, può anche essere scomodo, ma non penso sia questo, ovviamente, il motivo di Nicola. Nicola è una presunzione in più, però Nicola sicuramente meritava un po' più di gratitudine per quello che ha fatto e poteva fare qualcosa. Questo non vuol dire che Maran sia l'allenatore sbagliato, non possiamo giudicare. Però Nicola sicuramente avrebbe avuto. Sarebbe stato corretto dargli una possibilità in più perché comunque ci ha salvato. E forse non so la cosa, sì, sì. Bravissimo. Vai, dai. Si borra, credo. Sì, no? Dario. Nicola. È l'allenatore in assoluto che mi piaceva di più nelle interviste dopo partita. Sì, perché io uno spiegare le partite come le spiegava lui, io non l'ho mai sentito nella vita. Ma poi è un allenatore che dava molta fiducia ai suoi giocatori, gli dava coraggio, gli dava sprona, cioè lo sprono psicologico che ha dato Nicola ai suoi giocatori è stata la nostra forza in più. Sai che la cosa che mi ha sorpreso di più diciamo dalla parentesi Nicola? Che abbiamo vinto le partite che dovevamo vincere, sempre. E abbiamo perso clamorosamente delle partite, io avevo la netta sensazione che, ok, finché siamo 0-0 stiamo lì, esatto. Quando andiamo sotto, pazienza. Perché lui sapeva quali erano le partite da vincere. Anche perché, non solo, perché anche ogni tre giocare ogni tre giorni. L'unico che l'ho visto fare Magnoli, che per me infatti è stato l'allenatore in assoluto che mi è piaciuto di più. Sì, aveva un'altra squadra. Sì, però la sapeva farsi. Sì, a cavolo. Non è che hai capito. Anche perché Gasperini quando siamo arrivati qua dalla squadra e poi alla fine poi attenzione perché stiamo continuando a perdere il pallone. Sì, questo sì, è Lazovic sì, che ha provato il solito tiro a giro così. Non capisco perché non cambia. Stiamo perdendo proprio mordente a centrocampo e perdiamo dei palloni molto pericolosi. Ma questi sono i motivi per cui l'allenatore comincia poi a dire ma perché? Cioè, mi comincia a fare domande, capito? Perché come lo vediamo noi? Lo vedo io, che questo ha preso una riga di falli meravigliosi. Volevi dire eccolo qualcosa, qua il cambio. Comunque, sì. Eccolo scama, qua. Scama. Vediamo scama, un po'. Un attimo, ragazzi. Vediamo un po'. E uscirà. Penso sul Mulugo. Infatti. Vediamo cosa succede. Aspetta, che Viola voleva dire una cosa. Vai, Viola. No, volevo solo dire che Giovanni, il signore che ci ha scritto prima, ha definito in modo simpatico. Tutto quell'assedio di corner del Verona chiamandola la sagra dei corner contro. A me è piaciuto. Ellas. La sagra dei corner contro. Okay. Ma corner contro tutti regolarissimi sì, perché ce li siamo meritati tutti, ecco quindi. Quindi è entrato Scamacca, vediamo. Però sono sempre lì. Secondo me il tempo è un assedio del Verona, adesso. Non va bene perché queste cose qua lo sappiamo dove. Attenzione perché qua potrebbe essere. Dai. No. Abbiamo perso il tempo. Peccato. L'ha doppiato. Vabbè, comunque, principalmente, tornando al discorso di prima. Allora, Nicola se lo meritava. Come persona, più che come allenatore, prima che come allenatore, ma anche come allenatore. Penso ha ottenuto il risultato che doveva. Come persona, aveva tutti i numeri dalla sua parte. Bravo. Come persona, meritava sicuramente perché ha dimostrato di essere una persona, ma questo si sapeva già. Corretta, una persona d'ora, corretta. Sì. A livello allenatoriale, i numeri parlano chiaro, come dice anche lui, e Giorgio ha detto giusto. Cioè, i numeri parlano dalla sua parte. Quindi, quello forse era il motivo in più per poterlo. Io neanche pensavo. Per poterlo salvare. Si cambia allenatore, francamente, cioè non mi veniva neanche in mente. Io sono sincero, io da dopo
ma anche con Ballardini ho visto delle, perché Ballardini è molto sottovalutato, però io mi ricordo abbiamo vinto dei derby con Ballardini non da poco, sì. abbiamo vinto anche delle belle partite contro la Lazio, contro sì. l'Inter, non è un gioco spumeggiante, esatto. Cioè, sì. che sono amante del gioco, quindi il gioco e allora lì bisogna andare a Gasperini, sì, perché è l'ultimo che abbiamo visto giocare, ma io neanche Gasperini, i primi Gasperini, poi dopo Andreazzoli ha provato a far vedere i giocatori, ha provato all'inizio, ha provato io Gasperini lo sai, io ti ho anche telefonato, lo so, attenzione Scamacca. Sì, però è da solo. Manca un po' di supporto che arriva adesso con Rovella. Stranamente con Rovella. Siamo stanchi. Per Ghiglione palla in mezzo, allontana la difesa, ancora sì, nostro sì, pallone, si borra. Ci siamo, dai. Ce l'abbiamo ancora noi. No, questo non c'entra niente. Questo è proprio un passaggio. Una pietra che... un cane, come si dice da noi. Non so chi sia stato, perché da quando l'ho visto. Ha tirato il legnetto al cane. Una pietra un cane. Però... però abbiamo di nuovo la palla noi, dai. Adesso anche loro è un momento favorevole. Guarda questo. No, questo ma perché devi tirare? Ma no, lì non devi tirare così. Perché devi tirare? Guarda la faccia. Perché devi tirare? Questo è questo. Sì, ma non devi tirare. No, definiamo delinquente calcistico. Statisticamente parlando, la faccia da delinquente, uno che ti bagna seriamente è un ignorante vero, mi piace. Allora, il calcio è uno di quegli sport dove una sana ignoranza, diciamo, attenzione che qua si è bloccato il segnale, chiedo supporto alla regia perché non riusciamo più a vedere la partita. Vabbè, e quindi tutto è sparito anche il monitor e si stanno spegnendo le luci, vi salutiamo perché credo che non esistiamo più da qualche minuto, forse, ma tra poco siamo ufficialmente digitalmente defunti. No, scherzo. Non so sinceramente se siamo ancora in onda, io parlo come se fossimo ancora in onda, sperando sì, di non vedere è sempre meglio. Sì, sì, sì. Ah, però forse siamo ancora in onda. Stiamo riprendendo. Ce lo confermo. Lo abbiamo fatto apposta per dimostrarvi che abbiamo delle capacità ingegneristiche di assoluto livello. No, la partita no, vedo un fermo immagine. Chi può prima di cantare vittoria? Secondo te, Dario, chi può somigliare Scamacca in quanto a giocatori già conosciuti fino adesso? Beh, devo dirti la verità che non lo conosco benissimo, quindi non sarei neanche in grado a paragonare. Devo vederlo un attimino a giocare perché è un giocatore che francamente non sono in grado di giudicare ancora. Giorgio, dici te cosa ne pensi? Cioè, a chi potresti assimilarlo come giocatore, come tipo di gioco, come fisicità? Potrei dirti una bestemmia, quindi a me ricorda vagamente, perché ogni giocatore secondo me lo puoi paragonare a pochi. No, adesso è questo il primo. Volevo avvisarvi che adesso su questo monitor abbiamo quella male. Giusta, ok? Quindi stasera, quindi... andavo a casa stasera così. Vai Giorgio, vai Giorgio. Come posso dirti, è un Tony un pochettino più cattivo. Poi, addirittura? Sì, sì. A livello tecnico dici che sono sì, tecnicamente, ma poi è uno che si butta, non ha paura di niente. Cioè, l'hai visto anche prima, no? Sei sì, litigato sì. da terra, cioè ti do la testata, sei litigato, non lo so. Sei litigato da terra. A me è un giocatore che piace tanto. Chi è che entra? Però Godaniga. Siamo sempre lì. Ah, Godaniga. Chi entra? Godaniga. Penso che sostituirà. Perché in difesa stiamo cominciando a... Sì, ma poi si è fatto male Bani. Quindi sì, penso sì. sostituirà Bani. Io da casa non dicono niente. Per adesso non dicono niente. È solo l'ultima, è stato Giovanni. No. Proprio in diretta mi ha ricevuto adesso un messaggio. Vero? Ed è giusto proprio un messaggio per il signor Ferrero. Vale. Vada, signor allora, Ferrero. Allora, la domanda è... È una domanda cattiva? Sì. Facciamola. No, non la facciamo. La vuoi fare? Falla. Ma molto cattiva. Sì, ma Simone ha le capacità dialettiche per... Ok, io non ce l'avrei. Il signore ti chiede cosa fai se entra un gabbiano in casa. Non lo so. Se entra un gabbiano in casa? Se entra un gabbiano in casa, non lo so. Ci rimane lui, io me ne vado. Oh, no, possiamo anche tirarlo giù. Lo abbattiamo. No. Ti rispondo come risponderebbe Ignazio La Russa. Lo prendo a cannonate. Ma perché la domanda del gabbiano? Cosa mi sta sfuggendo? Cosa mi sta sfuggendo? Parliamo anche di una puntata di Animal Planet. È un tuo amico? È un può essere. È qualcuno che te lo vuole. Stavo cercando di capire il messaggio subliminale. Il messaggio subliminale. Il signore non si è palesato. Quindi. Mai visto? Lui gli ha risposto come La Russa e se l'è cavata a buon mercato. Sì. Intanto siamo. Vabbè, abbiamo un attimo passato il momento critico, forse.
ragazzi? Sì, ci siamo alzati un po' più. Ci siamo abbiamo alzato un pelo. Come lo sviluppo. Che sembrerebbero stanchi anche loro. Sì, la sensazione che ho avuto anche io, che sono abbastanza. Io prima che andavamo noi in attacco mi sembravano abbastanza fermi dietro, per cui credo che sia un calo un po' generalizzato. Sì, diciamo che loro. Guarda che questo passaggio qui è un po' strano, Anche imprecisioni a livello di passaggi. Anche tecnici che secondo me lasciano presagire che anche loro abbiano un piccolo calo. Infatti dovresti approfittarne in questo momento qua che sono quei momenti. Anche perché messo avanti in forze fresche, messi la forza. Ora questa palla qui come questa si fa? Velenosissima di ma palla. Come si fa a farsi meno male, dietro? Meno male che anche loro vedo che abbiano fanno dei cross, mi sembra che stiano proprio calando pesantemente. L'ho visto prima quando abbiamo fatto colazione d'attacco. No, ora spiegami come fai a farti spilare un uomo in questa maniera qua. No, non è... Non è comprensibile come non è comprensibile un cross del genere in Serie A, però vabbè, l'hanno fatto loro, quindi mi va benissimo. Va bene. Ecco, va benissimo così. Va benissimo così. Oh, fino a questo qui. Biraschi. Questo un po' di dinamismo dovrebbe darlo. Eh beh, Biraschi era, era positivo fino a qualche giorno fa, no? Poi come, adesso, come la metà di quelli. Come lì. La metà di loro. Sì. Beh, Biraschi in difesa mi manca. Io perché... continuo anche a non capire perché Berami non gioca, però. Vabbè, questa è una cosa mia. Perché? Berami non gioca. Non lo sappiamo, magari non era al massimo forma, della forma o magari è... Però è in panchina. È in panchina, sì, in panchina. Ora sto vecchietto qui. Beh, però guardiamo da questo punto di vista. Ma potrebbe essere un cambio che in questo momento potrebbe essere utile. Beh, per quello in quel senso... Ma perché questa cosa qua? Ma perché dove... Perché possiamo arrivare a 5 cambi adesso, no? Sì. 5 cambi su 3 facce temporali. Però cambiare 5 giocatori può stravolgere un po' gli equilibri, quindi magari un allenatore ci pensa bene prima di fare 5 cambi, li fai proprio all'ultimo, gli ultimi 2, credo. Solitamente in questi casi poi dipende. Se non giocassi tutti i giorni insieme, che mi dirai, questi qui, insomma, se si conoscono. Ma alcuni non si sono neanche allenati insieme, alcuni forse non si sono mai visti, alcuni non parlano neanche la stessa lingua. È complicato. Beh, ma lasci pensare che Chiesa è arrivato il giorno prima, il giorno dopo l'ha già titolare alla Juventus, quindi un po' dappertutto direi. Sì, però Chiesa era titolare alla Fiorentina, era già in forma. Sì, no, ma comunque tu entri in una squadra dove non sai come si chiama. Tu hai giocato a calciatori, nel senso, ma alla fine questa gente sono 20 anni che gioca a pallone. No, lo so. La caccia in campo, fai un po' dove vuoi. Qualcosa fa. Sì, però diciamo che ti viene a mancare il gioco di squadra. Il canova qualcosa ha fatto sicuramente, ti viene a mancare il canovaccio perché non sai esattamente il tuo compagno che movimento fa se ci giochi insieme da tanto tempo. A me sembrava corner, sai più o meno il movimento. No, i corner no, perché dopo i 20 corner vengono aboliti. Ha mangiato di testa quello del Verona, anzi, già che pericoloso. Non è uscito, insomma, non è stato, per esempio. Si parlava di inglese a un certo punto. Sì. Poi anche lì non si è più saputo niente. Ieri ho visto Pavoletti col Cagliari. A parte che c'ha un taglio di capelli. Sì, proponibile. Sì. Se ne è uscito. Ci mettiamo a fare anche gossip allora. No, ma se ne è uscito con un caschetto che non lo vedevo. Un caschetto. Però effettivamente. Bruttissimo. Aiaiaia, che brutta testata. Sì, ma fallo no. Sono quelle testate che possono fare molto male dietro. Ma non c'è l'altro, è lui che ha tirato più la testa. Sì, indietro, sì, ma è pericoloso, molto pericoloso questa non cosa. È che, qua. Sì. No, dico, Pavoletti l'ho visto molto indietro. No. Del resto, poverino, sono 2 anni che non gioca sostanzialmente, quindi. Ma io, ecco, una punta. Hai visto? Una punta da tot gol non l'abbiamo presa, abbiamo preso un po' di scommesse. Il discorso della campagna che abbiamo preso tanti giocatori. Quest'anno devo dire che abbiamo preso tutti i giocatori molto affermati, nel senso. Lo Scamacca ci può garantire. No, ma lascia perdere, cifra, no, lascia perdere lo Scamacca. Però questo signore qui l'anno scorso ha fatto una squadra a Parma. Veramente con 4 soldi e il Parma lo hai visto che campionato. Sì, sono contento anche per gli acquisti. Assolutamente. Costa e Piazza. Mi altro 2 giocatori. Assolutamente. Ma a me è piaciuto anche Pellegrini. Forse lo sforzo l'aveva fatto per Llorente. Io quando ho sentito Llorente ho detto Llorente, io sì, sicuro non per Balotelli, adesso mi spiace, no, ma tra l'uno hai scelto Llorente, ma io Balotelli proprio mai nella vita. Allora, mai nella vita. Balotelli purtroppo è incancrenita con la sua situazione perché vedo che dovunque va non riesce ad uscire da questo loop di auto distruzione. Questo fenomeno l'ho mai visto, cioè un gran fisico, no, allora io quando Dario, quando hai esordito con l'Inter a 17 anni, mi sembra in un derby col Milan,
io ho visto fare dei numeri che tecnicamente, secondo me, forza fisica e tecnica avrebbe dei numeri. Forza fisica sicuramente, tecnica io francamente non... Il problema che viene sempre messo dietro è che senza la testa non fai nulla. Ma stai scherzando? Anche al ragazzo che se avesse avuto... lo ha sempre detto Boncassano, avesse avuto la testa di Palombo, quante volte te l'ha detto? Aveva la testa di Gattuso. Sì, ma aspetta, la testa di Gattuso. Con quei piedi non ci arriva a nazionale, solo lui ci ha voluto arrivare a nazionale con quei piedi. Cioè, allora, ci vuole quella determinazione lì per arrivare a nazionale. Allora, il fatto che Gattuso abbia raggiunto certi livelli è veramente un'offesa a tanti giocatori che io ho visto. No, come ti permetti? Ma io aspetta, ma mi tolgo 30 cappelli per Gattuso. Ho la risposta di Gattuso, aspetta. Fatti di cazzo tu, per favore. Stai parlando, cioè, no, ma lo dico come complimento offeso. Perché se uno come Gattuso raggiunge quei livelli, ma io ho sempre detto tanto di cappello, uno dei giocatori di questo tipo di più, perché c'è una forza d'animo, una caparbietà, una voglia di arrivare. La cosa bella, come dici tu, ma più che altro di Ringhio, è che l'abbiamo saputo conoscere come uomo da allenatore, sì, più che da giocatore, sì, e sì, ti ha fatto riscoprire una persona che tu non avresti mai pensato da giocatore. No, e quello fa veramente risaltare come persona, per la genuinità, la sincerità, la obiettività. Per me è voto 10 e lode. Ma come giocatore, ma voto 10 e lode non per la tecnica, ma per la testa. Ha rinunciato alla stipendia. Sì. Ma chi lo fa? Ma chi? No, certo. Al di là del fatto che ne abbiano, che devo, perché poi sento dire, vabbè, tanto ce l'hanno. Ma cosa vuol dire che ce l'hanno? Perché... Scusa, adesso non ricordo, ma prima del Milan lui non allenava il Pisa, no? Sì. Aveva lo stesso problema di stipendio, non pagavano, lui ha continuato. Lui è rimasto. Assolutamente. A livello umano non si può dire. Attenzione. Poi dal Milan ha detto, non mi interessa niente del mio, basta che pagate lo staff, a me ha detto del mio stipendio non me ne interessa. Ma cos'è più di voi dire una cosa? Cioè, queste sono persone che hanno un valore che va ben oltre lo status calcistico. Ma assolutamente. Perché lui si è comportato veramente sempre molto dignitosamente. E io per quello che poi alla fine, a fronte di questi giocatori, odio ancora di più gente come Balotelli, come Cassano, con questi personaggi perché qua. Perché non sanno... Hanno buttato via una... Attenzione, calcio d'angolo. Un'occasione di vita. Sì. Diciamo che penso che sia soltanto nel calcio che tu mandi a dar del colore un presidente, un allenatore, e l'anno dopo è un ingaggio raddoppiato in una squadra ancora più forte. Io per esempio, lavorando nel privato, se mando a dar del colore il primario, non è che mi assume la concorrenza al doppio dello stipendio. Diversamente, io penso che solo nel calcio gioca gente come può giocare Cassano, così, perché in altri sport non giochi. Però attenzione, non confondiamo Cassano con Balotelli, perché Cassano ha fatto delle stupidaggini anche lui, però Cassano è stato determinante quando ha giocato. Rendimento massimo, è stato determinante, ha fatto delle l'hanno cacciato a calcio, arrivi nel massimo che puoi arrivare al calcio, arrivi nell'Olimpo del calcio. Ma Balotelli non ha fatto un decimo di quello che ha fatto Cassano. Ti ripeto, Balotelli secondo me ha un gran fisico, ma non ha quella testa, dal punto di mio avviso, perché non l'ho mai visto fare delle cose. Cassano c'aveva dei numeri da circo, da sera, per quello che ti dico alla fine. Quando è iniziato a Bari, qualcosa in nazionale, qualcosa nella Samp, ha fatto delle cose notevoli. Poi ha fatto un decimo di quello che lui potrebbe fare. Però Cassano qualcosa al calcio l'abbia lasciato. Sì, secondo me mentre sì. Mentre invece Balotelli non ha lasciato niente di buono. Balotelli onestamente è veramente tanto spreco, perché invece secondo me ha delle qualità tecniche e atletiche straordinarie, ma non le ha sfruttate perché ha un carattere che purtroppo... Ma non è riuscito a fare la Brescia, cioè, ti ha cacciato la Brescia. Non è che non è riuscito, non ha voluto, perché questo è il problema. Lui se non sei riuscito, non hai voluto, in ogni caso. Dario, sta entrando Berami, però hai visto? Attenzione, vedi. Maran stava guardando Juan Genoa in banchina sul tablet e ha detto: guarda, c'è Dario che è arrabbiato. Domanda, secondo voi, il discorso Criscito, perché è stato lasciato un po' lì, insomma, vai, non vai, l'accordo con la società, cosa ci può essere dietro? Secondo voi, come sarà gestita la situazione Criscito? Criscito, secondo me, ha chiaramente un valore aggiunto laddove recupera la forma e tutto quanto. Ah, non entra, scusami Dario se ti interrompo. Sì, entra lui, ma entra anche, esce anche Rovella. Io parlo sempre dal presupposto che io nella mia vita ho sempre messo davanti una base principale che è quella del rispetto. E i giocatori dovessero trattare tutti con rispetto. Certi giochini che vengono fatti a me danno un po' fastidio, nel senso, capito? Perché il giocatore non se lo merita, perché in ogni caso ci deve essere sempre un rapporto che è basato su qualcosa che io, ti ripeto, io metto fondamentale nella vita. Con lui la società non mi sembra che si stia comportando nel migliore dei modi.
Quindi io mi auguro che rimanga, perché ti ripeto, da dove raggiunge la forma fisica è sicuramente un valore aggiunto. Sicuramente è un giocatore di personalità, è uno che ha tanta esperienza sulle spalle, ti serve sempre un giocatore così. È uno che è affezionato al Genoa in ogni caso, quindi io quei giocatori me li terrei. Scusa Dario se ti interrompo, allora sono usciti tre cambi, sono usciti, ben sono stati Berami, eccola qua. Porca miseria. Secondo me è stata una buona giocata quella di mettere sì, tre forze fresche insieme. Sei in una fase di gioco dove tutto può essere determinato. Ormai mancano 10 minuti, devi provare tutto. E ci proviamo. Pandev era stanco. Cambi modulo. Bella e Pandev. Sì, cambia modulo. Che bella roba che ha fatto sto qua. Peccato. Gol di testa, ogni tanto potevo farlo. Gol di testa, visto no? Che non ha tirati tanti. Seguiamo questo calcio d'angolo. Così. Ogni tanto. Berami come al solito. Sì, vabbè, ne ha ucciso uno. Ma lui è così, nel senso, cioè. Perché Parigini ha fatto un discorso. Berami non ha le mezze misure, è subito entrato, ha fatto capire che sì. Lui non ha intenzione di giocare da mi pari, ma ti lancia un po' lì nell'area. Berami è quello, devi mettere in conto. Però Berami a centrocampo. No, è tanta roba, cioè, ragazzi. Mi piace molto, perché tanta roba. Insomma, io lo farei giocare. Non c'è solo la filosofia del calcio, c'è anche la parte fisica. Assolutamente. Ma perché il calcio? Che zigano, che è meraviglioso. Va bene il giocatore. Io odiavo, tu non te lo ricordi forse, Russo, te lo ricordi tu Russo? Stai scherzando? Non sono mica giovane no, io. No, vabbè, ho capito, però in ogni caso io lo odio. Un attimo Dario, ritorno a te. Viola, vai. A proposito di altri ex che non abbiamo citato Salcedo. Nel nostro sondaggio, c'è anche Salcedo. Tra parentesi, l'abbiamo venduto proprio bene Salcedo, se non sì, ricordo, inspiegabilmente, troppo sì, bene. Sì, però non l'ha proprio minimamente sfruttato. L'abbiamo visto poco. Pochissimo, proprio. Vai avanti Dario, scusami. È russo, tecnicamente non era malvagio, ma... era un coniglio come pochi nella vita del calcio, nel senso, cioè, sì, no, era una cosa io ti ripeto, i tempi che andavo allo stadio, che ero ancora un giovane virgulto, e io ho visto che il calcio si era considerato allora, fisicità fondamentalmente, capito? Mio papà faceva il ferroviere, adesso è in pensione da diversi anni, quindi facevamo tutti i treni speciali e facevamo tutte le trasferte. Una di quelle trasferte era a Monza, dove noi abbiamo vinto 2-0, uno dei due gol era di Russo, in una nota partita in cui ci fu una fischiata dagli spalti di un genuano, si fermarono tutti, Russo continuò, fece il 2-0 ed esultammo allegramente a Monza. Me lo ricordo perfettamente. Avevo 9 anni, parliamo del 78, 79, quegli anni lì. 17 io più o meno. Quindi siamo lì. E lo odiavo, perché ti ripeto, era i tempi in cui mi davo dalla mattina alla sera. Però ricordo anche un bel gol rovesciato sotto la nota. Che tecnicamente aveva delle qualità, però era un coniglio, cioè se lo marcava con uno posto retro, lui non vedeva una palla, non vedeva, capito? E non puoi, giochi a calcio, voglio dire, capito? Allora abbiamo ancora 8 minuti di partita e io continuo a sperare nel colpo finale. Comunque Simone, il nostro amico, per farsi riconoscere, dice che era quella del gabbiano era una gag del signor Sconcerti su Sky 2 anni fa. Ah, ma non lo conosce. Attenzione. Se non si identifica, mette male. È buona. Dai. Bello. No, Cristoforo. Contegna. No, era Cristoforo Colombo, perché dovevamo parlare proprio di... appunto di Colombo che... Volevamo proprio, noi ci siamo riproposti in questa trasmissione anche di parlare di Genova e delle sue. Infatti. Vi vedo però troppo concentrati. No, questo passaggio non si fa. Questo passaggio non si fa. Non ci posso credere. Ma abbiamo rimediato. Io vorrei tutti i passaggi così che abbiamo sbagliato. Secondo me l'infinità proprio, troppi per. Però questo ragazzo è entrato adesso, quindi non può essere stanchezza fisica. Allora è un problema diverso di concentrazione. C'è un discorso di stanchezza fisica, ma c'è anche poco allenamento di gruppo. Poco allenamento di gruppo. Questo è un passaggio senza senso. Ma sai quel passaggio che fai quando non sai cosa fare? Certo. Hai paura che te la prendano dai la palla. Lo fai anche quando non si propone il compagno. Quindi in questo caso è anche così. Ora entriamo in quella zona in cui io farò fatica a tenere un controllo dignitoso nel condurre la trasmissione. Negli ultimi 7 minuti io non vorrei vedere cose brutte. Ecco, vorrei che questa prima diretta del Genoa finisse... almeno con un pareggio, almeno. Non tirerà mica Lazovic, vero? Assurdo, ecco no.
Eccolo, oh, mamma mia, Luca. È andata bene. Ma è andata bene. Lo studio, sì, è andata bene, è andata bene. Berin ci ha messo la manina, dai. Bravo, bravo Mattia, bravo Mattia. E vabbè, Viola dice, per forza, cosa devo dire su te? Vabbè. Però vedi, anche sto lancio qua, dire, cioè, fai respirare un ma attimino. Ma sono lanci? Tieni un attimo, sì, no, ma tieni un attimo palla lì, aspetta un secondo, fai respirare un attimo la squadra. Perché sei di nuovo in affanno, hai capito? Sì. Sono queste le cose che fai. Di nuovo il pallone a loro. Esatto, cioè sei appena uscito da una situazione delicata e io non li dai immediatamente. No, no, poi no, no, questi falli, guarda, questi falli. È categorico che se tu fai un lancio. Un'altra ammonizione. Ma anche qua, questo qui, dove va? Dove va? Aspetta un attimo, ora questi qui, palla ferma, ti buttano il pallone in mezzo, sei di nuovo Golda a Niga appena entrato si è fatto ammonire. Queste sono ammonizioni. Golda Niga la scorsa stagione è quello che mi è piaciuto lì. Questa è tutta testa. Ma lì non serve, sei a 40 metri dalla porta. No, no, è proprio logico, guarda tutta dove, testa. Guarda dove la palla, lui la spalla no. Buttata alla porta. Dove va? Una foga eccessiva, immotivata. Insomma, va bene stare attenti, ma ecco, dai. Beh, è corta, ma gliela diamo agli altri sempre. Intanto il Verona... Fuori gioco di dentro, ma forse non lo so. Non era fuori gioco, però... Bravo Zapata. Ah, che bello stop. No, brutto. Questa giocata bene. Bella, bella giocata, ma brutta per noi. Bravo, bravo. Bella giocata, ma brutta per noi. Ragazzi, non usciamo. Ora la spalla, non usciamo, non usciamo. Tieni la palla, tieni la palla. Scarica, scarica, scarica. Ragazzi, però anziché solo commentare, rendiamo noto cosa sta succedendo, perché magari qualcuno ci sta seguendo senza guardare la partita. Hai visto come ci ha ripreso in quattro contemporaneamente senza, senza colpo ferito? Ha ragione, perché è professionale. Allora, il Verona sta attaccando, siamo al centrocampo, ma io i nomi non li, da qua non li vedo e non li capisco. Simone, aggiornaci. Simone, hai l'obbligo di dire tutti i nomi, anche a caso, di dei nomi a caso. Delle... Il Verona, vabbè, comunque... No, stiamo patendo molto rigore, questi ultimi 5 minuti. Non stiamo più uscendo, Però il Verona abbiamo mollato di gioco. La cosa che mi piace comunque del gioco di Juric è che ci sono 8 giocatori del Verona... Nella nostra attaccata. No, nei nostri 20 metri, questo è il problema. Vabbè, rifiatiamo, adesso abbiamo una rimessa laterale per noi nella, diciamo, essere un'opportunità all'altezza dell'area di rigore. No, anche perché stiamo rinunciando a giocare. Sì, non abbiamo. E non capisco perché. Anche perché forze fresche ce ne hai. Esatto. Pure... Per quello che dico qua alla fine, questo è di testa in questo dai, momento. Questo ragazzino qua non so da dove è uscito. Non lo so. Primavera, sì. Okay. Sì. Primavera, ma aggregato anche lui. Ghiglione lancia avanti. Bello, bravo. Bello, bravo. Però ma, no. Ma sosia di Gullic? No, mi ricorda molto. Omeonga, sì. Ecco, Omeonga. A me piaceva. Da schifo mi piaceva, non ho capito. Da schifo mi piaceva. E non ho mai capito anche lui perché l'ha lasciato andare così. No, no. L'azione è finita, sta ripartendo il saltava l'uomo, ha giocato a centrocampo. Secondo me l'abbia regalato. Allora, mancano 3 minuti, ma non vedo un Genoa disposto a rischiare qualcosa. Assolutamente. Vedo... Se non per un errore del Verona. Assolutamente, e mi fa male sta cosa, perché ti ripeto. Ma è indemoniato, Mi fa male. Ma perché... il in panchina non conta niente, perché dovrebbero essere indemoniati quelli in campo, invece non va bene così. Vabbè, o è stanchezza fisica o è altro, ma stiamo un attimo... Sì, penso sia un po' tutto. Un po' tutto. Il Verona sta attaccando sulla fascia sinistra, cross, Perin, benissimo, ha preso Perin, benissimo. Stai in quarto d'ora? No, un quarto d'ora no, perché io vorrei provare a vincerla questa partita, io vorrei provare a vincerla. Sono dei gran calci d'angolo, non è che hanno fatto poi queste azioni. Bella questa parata. Io comunque metto nei tre top Perin, per le parate nel primo e secondo tempo, a parte l'errore. Soprattutto quella nel primo tempo, basta. Però qua nel primo tempo mi è piaciuta tantissimo. Anche questa, però, il colpo di rete. Non si era visto dalla visione laterale, però l'ha presa bene. Ti posso far notare una cosa stupidissima. Sulla fascia sinistra loro, praticamente destra nostra, non erano mai scesi finché c'è stato in campo. Bravo. Finché c'è stato in campo Rovella. Sì. Adesso attaccano sempre di lì. È vero. Perché può darsi che sia la nostra, Masiello, troppo bassi. Però devi andarli a prendere più alti. Però qualcosa ti dirà, nel senso che forse come piazzamento. Viola, volevi dire qualcosa? Non era una cosa troppo intelligente. Attenzione, te la sei dita da sola, fallo dire a noi. Volevo rispondere a Simone che ha messo Perin sul podio per i suoi preferiti. Bravo Scamacca, che ha preso, per dirgli che stai diventando sempre più un degno sostituto del nostro amico. Hai capito, Simone? Ci sta.
Ma se mi fischio fallo così, stai a casa. Nel senso, non ha alzato il braccio, adesso così. Partita, diamo i top, ha allargato il braccio, che è diverso, non l'ha alzato. Cioè, alzarlo è alzarlo, allargarlo è l'altra cosa. Cioè, allargarlo lo allarga chiunque. Comunque, questo ragazzo della primavera sta facendo bene, mi sta piacendo. Sì, a parte quel passaggio. Sì, è un po'. Non mi sta piacendo molto Scamacca, devo dire che lo vedo un po' in difficoltà. Dovrebbe tenere più pallone. L'inserimento di Scamacca penso sia servito più a quello più che a far gol. Non sta per adesso. Sì, non gli è andata una palla, l'unica palla giocabile gli è andata. Però magari ci stupisce nel recupero, farà il gol vittoria. Questo è un bel recupero. Bravo Ghiglione. Ecco, bravissimo, così. Subito. Anche Ghiglione in questa partita Vai Ghiglione. Non è Ghiglione, è Scamacca. No! Dai! No, vabbè, uno per tanto. Cioè, ma cos'è la roba? Non ci credo. Gli ha tolto la palla, Ho sentito un rumore. Qualcuno dalla regia si prende Giorgio. Chi è che ci prende in giro dalla regia? Ha tolto la palla del gol. Non l'ha visto, perché non l'ha visto. Si è reso conto, ho cercato di... Perché la regia si beffa di noi? Vabbè, abbiamo elogiato il Ghiglione, ma la Scamacca è un bel recupero. Sì, assolutamente. Rimane il fatto che Ghiglione non mi è dispiaciuto. 4 minuti di recupero. Adesso recupero, esatto. Sì, 4 minuti. Quindi inizia adesso, 4 minuti da adesso. Vabbè, a questo punto cosa facciamo? Meglio non perderla? No, vabbè, o rischiare di vincerla? Non perderla. C'è un'occasione. Non sono mai di quell'idea lì, meglio non perdere. E anche io, ma sai, non contiamo molto noi. Conta quello che fanno loro. Per carità, però, visto quello che stai pensando, anche loro sono fermi. Ma questo passaggio qua non ha senso. Questo passaggio non ha senso. Questo è un passaggio da pulcini. Con tutto rispetto, al di là del fatto che anche loro sono abbastanza. Sono molto stanchi, tutti quanti. Certo. Tecnicamente sono parecchio modesti. Parecchio, sì. Assolutamente. Ma questo è un dato di fatto. Ti ripeto, non ha fatto un'azione. Gli abbiamo regalato un mucchio di roba noi. Gli abbiamo regalato molti contropiedi sulla tre quarti. Però di fatto loro hanno costruito veramente poco. Vista così, questa partita insomma era si poteva vincere assolutamente. In altre condizioni sicuramente. Andiamo a vedere anche gli episodi Pander nel primo tempo non buttate via la palla, non sopporto questa, perché veramente possiamo ancora non esci più perché giustamente non esci più. Siamo stanchi ragazzi, siamo stanchi loro e non vedo... Ho capito, però tenere un attimino la palla lì e pensare un secondo, anche se sei stanco lo devi fare. Perché lascia passare sta palla, perfetto, mettila lì. Non dico che devi fare dei recuperi della Madonna, non dico che devi partire contro piede a velocità stratosferiche, ma quantomeno pensare un attimino qual è la palla fra i piedi. Questa palata qua di Perin... Guarda vista dal basso, se vista, io vi dico che questa palata qua, insieme a quella del primo tempo, bassa. Perin comunque fa i pali, sì, però Perin... A parte oggi, in queste prime partite non mi ha dato sicurezza. Non che non mi sia piaciuto, non mi ha dato sicurezza. Oggi mi ha dato sicurezza. Neanche a me, assolutamente. Questo è importante. Soprattutto la palla bassa nel primo tempo, quella sì. Ma quella è stata qua, veramente a livello di fotografia. Questa secondo me risalta di primo qua del primo tempo. Sì, secondo me è più difficile. Che questa comunque sia non era palla velocissima. Sì, senza senso. Anche sta palla senza senso. Dai, ma perché? Vedi qua, non è proprio ragionare. Questo è falso. Sono già scivolati in questo, tre, te lo fischi, quindi... questo te lo fischi. Quindi ha ragione Canfora a dire che il campo non è bello. Ma secondo me il campo non è in ottime condizioni. Scusate, non è la scusante, però. Adesso non vorrei far pesare le mie nobili origini calcistiche. Non è perfetto. Non è perfetto. Entro 4, visto anche prima parigini e poi. Ecco, guarda qui. Anche loro. Anche loro. Per quello che gli sfrutta queste cose qua adesso. Ma se giochi così all'indietro, 3 minuti di fuoco. Se giochi così all'indietro, ma ormai manca un minuto e mezzo. Questa è una palla buttata un sì. Visto che la partita vinta al 95esimo, c'era uno che arriva da dentro l'area. No, bravo Zappato. Bene, ragazzi, non perdete. Guarda, lo vedi? Continuamente. Non è che continua a scivolare. E dai. Ci stanno pressando. No, Mattia, devi uscire. Rimessa dal fondo. Ci stava pensando perché continuava a dare la palla. Posso dire una cosa? Poi sicuramente, spero di no, mi tocco, però Zapata oggi mi è sembrato più decisivo rispetto alle altre partite. Sì. L'ho visto l'anno scorso, mi toccavo, oggi mi è giallo vita, sì, questo è giallo tutta la vita. E l'intervento su Faraoni da giallo. Però mi è sembrato più deciso dietro e forse ci ha dato una mano in più rispetto alle altre partite.
Vabbè, mancano 20 secondi, bene, direi che a meno di un clamoroso lancio di Perin, rovesciata perché volante, no, di Scamacca da io centrocampo, gol nel 7, la vedo difficile. Beh, io ti do i miei top 3 e i miei flop 3, se vuoi. Vai. Io ti do Rovella, Perin e allo stesso tempo ti do anche Xiborra, Xiborra come si chiama, sì, perché... ha fischiato sì, con 3 secondi finito di anticipo, ma perché comunque, va bene, a parte quell'errore sulla fascia, comunque poi è intervenuto bene, ha dato una mano. Quindi secondo me nei primi tre quello, nei top, nei flop 3 ci metto sicuramente Shumorudo, perché comunque deve ancora ambientarsi, e Radovanovic e Badel, che in mezzo al campo hanno patito molto, secondo tempo abbiamo sofferto. Viola, chi ti è piaciuto, chi non ti è piaciuto? Ne metterei anche io Perin, anche io Rovella e forse si sì, direi Zapata. Nei flop direi sicuramente Radovanovic, Badel. Io non ci metterei Shomoruv perché secondo sì, appunto, perché deve ancora ambientarsi. Quindi diciamo che presto, per oggi sì, esatto, gliela facciamo, lo salviamo. Lo salviamo. Quindi ci metterei forse. No, vabbè, dai, teniamone due nei flop, dai. Dario, chi ti è piaciuto, chi non ti è piaciuto? Veramente sì, alla fine. Forse nel top metterei Pandev, okay, che sicuramente Pandev ha dato un contributo. Qualcosa nel primo tempo ha fatto gioco. Sicuramente no. Rovella per in Pandev, assolutamente. Anche la difesa, voglio dire, la difesa hai subito 14-15 corner, quindi non hai mai sofferto in maniera... Però, obiettivamente, questi sono proprio poca cosa. Cioè, vabbè, un punto per ora. Non è un punto. Eravamo, penso che sia la statistica un punto prezioso. La firma oggi punto pomeriggio mi scoccia quel campionato, perché poi alla fine ti ripeto una piazza dove potevi secondo me andarci a vincere tranquillamente, sì, con la formazione titolare, con quel, e così invece sarà da giocare. E che adesso la prossima lo sapete contro chi è? No, mi rendo. È l'Inter. Sono contento. È l'Inter. Ma sai, francamente, anche questi Inter. Sono contento. Posso dirti una cosa? Io Conte non l'ho mai visto questo fenomeno di allenatore, te lo dico. No, però è uno che si vende benissimo, è bravissimo sì, a vendere. Attenzione perché... Aspetta perché... No, aspetta. No, aspetta, credimi, abbi allora, fiducia nel conduttore, ti sta per rispondere. Dimmi, allora, se tu mi giudichi io che sono l'allenatore migliore del mondo, io mi permetto di uscire dallo studio, no. Cioè, Andrea, io esco, perché sì, qua non Conte, esiste. Ma lei è solo l'allenatore migliore del mondo? Io, ma no, si vuole limitare a questa costellazione o vogliamo ampliare i nostri orizzonti? Adesso sto prendendo anche il patentino su Marte e quindi se riesco anche a fare quello sono no, più abituato. Io personalmente non lo vedo un motivatore, come secondo me lo è Mourinho. Io Mourinho non ho mai visto giocare bene le squadre di Mourinho, mai. No, cioè io Real Madrid, ma l'Inter che ha vinto la Champions League era un Inter inguardabile, ma catenaccio ma la alla Nereo Rocco e ripartenza. Ma la vede perché c'era quella davanti, certo, e c'era la moto a centrocampo. C'aveva un certo Milito, non volevo piangere. Gli ha risolto tutte le partite importanti, a parte che dalla Champions gli davano rigore al Barcellona e fuori ancora adesso. Milito è Motta. Sì, e Eto'o terzino. È riuscito a convincere con la sua personalità a fare il terzino, ha detto, e con quella mossa hanno vinto col Chelsea con un contropiede partito da Eto'o da terzino. Assolutamente. Questo è Real Madrid, non ho mai visto. Però sai cosa c'ha Mourinho? Mourinho è un motivatore come pochi nella vita. Viola. No, a proposito di Pandev, volevo farvi io a voi una domanda. Secondo voi oggi forse ha retto meno rispetto alle altre partite? Eh beh sì, ha retto un tempo perché comunque... Mi sembrava che ultimamente riuscisse ad arrivare quasi a fine partita. Sì, forse perché giocava una partita, diciamo, alla settimana. Ne ha giocato 2 in 4 giorni e questa è, sì, e quindi è la terza. Pandev ha un'ora di autonomia mediamente. Non so come la pensate voi, preferisco aver giocato stasera a Verona che non la stessa partita giocarla magari fra 2 mesi, perché questo fra 2 mesi magari il Verona te lo fa giocare in un'altra maniera. Sì, infatti. Concordo. Perché voglio dire, i adesso disagi... avremo un po' di partite ravvicinate perché abbiamo l'Inter, il derby, il Torino il 4 novembre di mercoledì e poi quindi abbiamo 4 partite nell'arco di 15 giorni. Abbiamo altri 15 positivi. Quindi se ce ne sono altri positivi tenetevi pronti. Giorgio, tu ce l'hai una bella maglietta? Perché io sono pronto. Sorpresa di DPCM, visto che comunque sì, fino al 13 di novembre. E anche per anche, il calcio temo anche quella perché siamo partiti con quello di ieri sera non... Benissimo, ma scusi, a proposito dell'Inter, onorevole La Russa, come mi vuole fare il suo pronostico? Quest'anno,
Cioè, io sono contento perché abbiamo fatto una stagione, cioè, l'anno scorso abbiamo fatto una bella stagione. Poi la Juventus è comunque la Juventus. Però quest'anno abbiamo le possibilità di fare meglio. Abbiamo preso Vidal, abbiamo preso, insomma, giocatori che comunque danno... A Vidal è una forma... Vidal. Tutto attaccato. A Vidal. Per tutti questi giocatori, il derby. Ah, il derby. Derby. Come l'ha presa, onorevole senatore, come preferisce essere chiamato? Sua santità. Ma il discorso è chiaro, nel senso che il derby, che derby? Quale? No, vabbè, comunque succede. Cioè, quindi avendo perso il derby, lei vuole venire a farmi lo sgarro in casa a Genova, a me che l'ho trattata benissimo da due Guarda, anni. Guarda, Canfora, solo per l'amicizia che abbiamo... Si mette una mano sulla... Io mi metto una mano sul cuore, ma anche una... Perché comunque noi un risultato lo dobbiamo fare, cioè la Juventus ha pareggiato col Crotone, va. Cioè, se non andiamo a vincere col Genoa è un problema. Ne riparliamo la prossima puntata. La regia continua a prendermi in giro. Io non so se posso chiedere alla regia di auto licenziarsi e mandarmi una Niente, vabbè. Meno male che possiamo farci una risata su un punto. Pronostico per l'Inter. No, come fai a fare pronostici? In questo momento qua è difficilissimo fare pronostici. Io, certo che fermare Lukaku non sarà facilissimo. Ma lo fermo, ma gli fa. Ah, ecco, gliela lanci così. Gliela lanci così. Questa è una brutta guffata. No, è una brutta guffata. Nel senso, Milano fanno una bella vita, come vedi. Sì, poi quelli che stanno tutti in casa... Non sarà facile giocare. Inter, derby e Torino saranno tre partite. Però sono tutte in casa, ecco, abbiamo tre partite in casa. Diciamo. Con l'Inter non sarà facile, anche perché secondo me è la squadra più forte del campionato, in ogni caso. Si è fatto comprare, cioè, già era forte, si è fatto comprare ancora altra gente, perché per cui in questo momento. Poi sai, ti ripeto, siamo in un momento talmente assurdo ora come ora, che poi francamente anche di fare pronostici diventa difficile, Sì, proprio perché, per come abbiamo detto prima, non essendoci più la differenza tra partita in casa e partita fuori, sì, può succedere di tutto, ma può succedere veramente su qualsiasi campo. Ha fatto la battuta, proprio può succedere veramente che si trovano quattro positivi, hai capito? E magari si dimezza la stalla. Magari fermano che di PCM gli stessi positivi. Ah, sicuramente, quello, su quello sì, non c'è dubbio. La domanda me la sono fatta se fosse successa la Juventus. Ma il prossimo di PCM potrebbe essere nei prossimi 7-10 giorni? Scadenza di questo è il 13. Infatti il calcio dilettantistico ha avuto un po' di... Poi vi spiego. Non c'è volontà di chiudere in nessuna maniera. Proprio. Ma non puoi chiudere. Hai già creato un disastro economico chiudendo a marzo. Sì. Chiudo. Perché una chiusura globale questa volta penso che veramente... Abbiamo perso 11 punti di PIL. Cosa vuol dire? Tu hai idea di cosa voglia dire dalla realtà normale? Non in questa realtà qua che voglio dire è condizionata, ma nella realtà normale 11 punti di PIL sono un disastro che non ha senso. Che ci vorranno anni per riprenderselo. Io spero di no e spero che la situazione più che altro verrà valutata la situazione sanitaria. Io spero vivamente, siccome deve ancora arrivare, tu che sei nel ramo Giorgio, deve ancora arrivare il virus influenzale, quello normale, che mescolato a questa situazione creerà, credo, un po' di confusione. Guarda, la cosa che mi ha dato più fastidio da infermiere è che uno Stato, hai un virus nuovo, quindi diciamo che tu non lo guarisci e sappiamo benissimo che tu non puoi guarire, però dovresti essere in grado di accogliere i malati. I malati non vuol dire solo malati di Covid, perché adesso se non hai il Covid ti rimbalzano. No, è quello, ma infatti è quello che e questa è una cosa che mi ha dato fastidio, esatto. come sanitario. Caso, hai subito un lockdown, hai subito in ogni caso una pandemia, un po' come vuoi. Dovevi arrivare adesso preparatissimo. Ma preparati da dire, ok, cosa serve? Serve questo. No. L'altro giorno chi è che parlava? Che ha detto che mancano una marea di personale? Che guarda, sono ti spiego molto, in maniera molto semplice. Io lavoro nel privato, lavoro alla clinica Montallegro e non è segreto. Nel momento in cui è uscito il lockdown io ho detto ok, se avete bisogno io rientro nella sanità pubblica. Nel senso, con tutto il rispetto, una persona che ha 35 anni di esperienza magari riesce a gestire dei pazienti in una maniera diversa rispetto a un non medico e a un non infermiere. Quello che mi ha sorpreso è l'offerta che mi hanno fatto. Io non volevo dei soldi, volevo semplicemente dire ok, vi do una mano. Mi hanno offerto un contratto a tempo determinato. Io ho 54 anni, dove vado con un contratto a tempo determinato? Però mi hanno detto eventualmente rinnovabile. Cioè non c'è proprio la volontà. No, assolutamente, ma è quello il problema. Infatti, se tu pensi che la nostra clinica e la clinica, tra virgolette, concorrente, hanno fatto i malati delle ASL.
che venivano rimbalzati, perché tutto il personale è stato tirato via dalle sale operatorie per essere messo nei reparti Covid. Ma io un'amica vuol dire che non c'è proprio la volontà. Che sta combattendo contro un tumore, in ogni caso, mi racconta che aveva fatto la radioterapia a Savona, quando portano col pulmino a fare la radio, perché a San Martino fa anche la radioterapia, è rotta da tempo immemore ormai. Quindi li carica con un pulmino, li portano a Savona e poi li riportano indietro. Ma stai scherzando? Ragazzi, devo chiudere, la serata è finita, abbiamo fatto un punto, io speravo tre, però come esordio in una trasmissione, in una diretta su una partita del Genoa, poteva andare peggio perché potevamo perdere, vediamola con filosofia. Siamo una squadra non perdente. Siamo una squadra per adesso non perdente, quindi va bene. Quindi One Genoa vi dà appuntamento a lunedì prossimo. Dopo Genoa Inter, un saluto a Dario Marenco, a voi, Giorgio buonasera. Pezzi, grazie, in altre occasioni parleremo, avremo tempo di parlare anche di altro, anche della nostra musica. Di musica lascia perdere, è un disastro. Ci hanno fermato anche quella, non c'è rimasto niente. Simone Ferrero, buona serata. Viola Cordone, due secondi di numero. Ti lascio due secondi. Scusate, allora lancio di sondaggio adesso che poi riproporremo anche sui sulla social. Pagina, quindi sui social, sulla pagina quella... Instagram, sulla pagina Facebook. Esatto, su entrambe. Allora, il primo di scriverci anche i vostri top e i vostri flop di questa parte. E il secondo è che, proprio come stiamo guardando adesso sul monitor, oggi aveva la fascia di capitano Perin. Secondo voi è stata una scelta giusta? Nel caso, chi meriterebbe di più la fascia da capitano in questa squadra? Benissimo. Grazie Luca, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, One Genoa vi dà appuntamento a lunedì prossimo, ore 21, non 20:45, questa volta ritorniamo all'orario originale, visto che non seguiremo la partita, perché non ci sarà di lunedì. One Genoa, lunedì prossimo, buonanotte.